Server in apertura. Tempo di attesa stimati 20 secondi. Caricamento del server, abbiamo quasi finito il caricamento. Ora siamo nella preparazione dello spawn area. E voilà, il server è aperto. Il server è totalmente aperto. Ehi, Momorivo, tutti potete entrare. Oh wow, manco sono entrato io, già c'è mezzo mondo. Mamma mia. Ehi, è veloce, è più veloce di me. Pensalo, apro io il server. Dove cazzo sono? Ah sì, perché oggi ho fatto vedere il server. Devo aspettare che entro. Allora, oggi dovrei costruire una mosca Ehi! casa del signor Sid, del signor sindaco, Non è successo niente. e un sacco di altra roba, quindi sono Snella. quindi, allora, voi due vi dovete contendere quale lavoro volete prima. Cosa? Io. Io. Perché il signor Iotto mi aveva chiesto la Ma moschea la sua è una oggi. cosa, la sua è una cosa secondaria. Fai le attività Pubblica. che sono più importanti. Ah, non devo Allora, fare le attività. penso che sia A lei più la cosa. E poi la veloce anche la moschea. E mia la moschea ci che la perdi, casa. 3-4 giorni, come la vuole lui. A meno ti conviene fare prima le altre e poi Ma la fai la tua sua. casa? La mia già c'è la roba, la devi solo costruire. Tanto hai visto il video. Allora, ma anche la sua c'è già la roba. E c'è anche il video. Quale? Il video della moschea ce l'ho, me l'ha mandato. Ma non so, penso che ci voglia tempo, no? È proprio la moschea dei Sì, capelli. però neanche molto di più della sua casa, cioè. Vabbè, vedi tu, ma comunque se devi fare prima le attività, fai prima le attività. La casa è la Quindi faccio sua. prima l'attività della signora. Sì. Ma cosa è lì giù? Ora ci ho fatto caso. Pure io l'ho Eh sì, visto. è una Stavo. chiesa, mi sa. Wow. Chiesa? No. È una Ma è giga chiesa. mega. Iper mega gigante. La moschea mi sa che gli conviene allargarla, se no può. La moschea non è di questo. Andiamo a dare Ma io. un'occhiata veloce. Oddio, forse sta la si. Oddio, ma chi è quello? Cosa Andiamo a succede? vedere. Tu sei tu? Chi è lei? Buongiorno. Ciao Buongiorno. Alessandra. Chi È è? arrivato Gesù. Nella chiesa dell'antico Dio. La Ma chiesa scusa, dell'antico Dio. Entriamo, è nuovo. ragazzi. Ma lui non l'ho visto. Antica Sì, biblioteca. sono Felipe, solo che sono in veste di prete. Ah, ok. Mamma mia, che bello. Oddio! Sta. È la chiesa? Oh. Buongiorno! Bella, Buongiorno, Alessia. bella. Ah, ecco, ora faccio quello No, che non però. faccio io. No, no. Eh sì. Allora, ragazzi, avviso già, voi verso le 10 dovete stoppare tutte le vostre attività lavorative, perché alle 10 ci sarà l'apertura dell'evento Nether. Alle 22 Ah, fatevi trovare tutti qui. addirittura. Alle 22 fatevi Magari una trovare tutti qui. chiesa, però poi non te la faccio più perché poi mi Vabbè, a parte c'è scriverò il anche. messaggio in chat qua alle 21:30 C'è per anche da tutti. vedere l'antica biblioteca. Dove cazzo Ah, fa è? Ah, vedere. sì, intanto Sotto. faccio vedere. Antica Andiamo a biblioteca. vedere. C'è questa antica biblioteca. Wow. Cinco. Wow! Prendi squadra Ma prima, che prendi lavoro, entrambe. ma. Mannaggia. Bellissima. Bella, rubo. Volevo Mamma dire. mia. Wow. Ma raga, ma. Cioè, con quale voglia e quale tempo? Ore 4 32. giorni, no 4, fra 4 ci hai messo. Vabbè, ma no, per questa 2, dai. Ah, ok. Ma. Ciao Bella. Paolo. Bello, 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 rubo. Beh, io direi Bello. di tornare su che poi non dobbiamo spoilerare agli altri. Andiamo via.
Non mi ricordo la password. Come non ti ricordi la password? Come hai fatto a dimenticarti? Questo potrebbe essere un problema. Questo perché io cambio un po' sempre password, che è sempre la stessa. Ma su Minecraft mettevate una Ma password più anch'io. semplice del mondo. Chiudete tutto, gentilmente. No, ma non mi piace, è troppo alta. Sei Vabbè, ma infatti zitto, meglio. infedele. Cioè, più Zitto, alta. infedele. Ma se si Zitto guarda bene lei, che sopra, crede nel Dio se... sbagliato. È più alta del municipio, volevi dire. Ancora non ti ricordi la password? Aspetta, mi vedo a dire settartela. Un attimo solo, ragazzi, abbiate pazienza. Come cazzo si faceva? Ogni volta devo Io non so settare. con quale voglia l'hanno fatto, però va bene. Quando paghi le persone con soldi, per questo succede. Allora, prendi un kebab. Ah, l'ha trovato, ok. Grazie. Prego, Un prego. kebab, Ah, non ragazzi, c'è credo. una bella novità. Domenica Un entrano kebab. 3 nuovi player anche. Io domenica non ci sono. Come non ci sei? Come non lo sei? No, purtroppo No, no. no, no, lei deve starci. Io le pago 50 euro Non a è sessione. una cosa che ho deciso io, è una cosa familiare, Lo quindi so, no. sto scherzando, tranquillo. A parte ci sei sempre, Mi quindi. spiace. Sei giustificatissimo tu. Comunque, ragazze. Questa volta salto e ho saltato una volta. Vabbè, ma Quindi. meno male che non salti adesso, perché oggi ci sono due eventi. Non uno, ma due. Infatti, oggi è importante. Quindi dai, andate a fare le vostre attività, ci vediamo per le tasse, eccetera. Va bene? Buon lavoro. Vale, io non ho Io devo pagare le i materiali. tasse. Come non hai materiali? In che senso non hai materiali? Non posso fare le pozioni. Ho capito, ma lei lavora per Nati, intanto. Allora vado a lavorare per me. Ma lei ti ha pagato per pagare le tasse? Sì. Allora, a posto. Ma che Salve. attività devo fare? Cioè non c'è in... Cosa, che attività? Che attività devo fare? No, Gli devi fare devo la mia dare. casa e la moschea, mi sa. Allora, E allora, appunto. intanto Quindi vi sì. dovete contendere quale volete prima. Allora, un attimo solo che azzeriamo un attimo i quaderni, abbiate pazienza. Ci sono dei stipendi da pagare, che è il mio, il primo. E dopo facciamo. Paghiamo prima le tasse. Oddio, quanta gente ha pagato le tasse. Oh, bravissimi. Allora, passiamo prima alle signorine. Ciubecca, ti scrivo già che hai pagato, intanto paga. Tanto le tasse sono sempre uguali, non sono cambiate. Bravissima, e uno ha pagato. Ora, signor fedele uomo pizza. Lei già sa il prezzo, quindi già pagami. Amico, 70 o Comunque, è 75? 2 o 3 volte che io Oh, pago, ma poi devo 105. riavere i soldi indietro perché lei mi deve pagare, quindi. Come la devo pagare, per cosa? È per la casa. 75, che 70? Ah, ma quello mica la pago con lo Stato, pago con i miei soldi. Vabbè, ok, però comunque avrò i soldi indietro. Addio. Addio, addio. Vabbè, ma sì, tranquilla. Quando... Intanto le do i... Ah, giusto, lei sta aspettando me per i materiali. Mi dia un secondo che Ok. pago un attimo me Sì, stesso con i sì. soldi che sono... Io prendo di Ma come stipendio. sta adesso? Prendo 90, non c'è tesoriere. Io prendo 90, signorina, pensa un po'. Metto che stipendio è stato pagato. Door red. Metto che le tasse le paghiamo adesso io. Allora... Guarda che uomo umile che sono, mi pago le autotasse. Ok. Allora, devo pagare di tasse, se mi ricordo bene, la pescheria di Nati più l'attività sono 25, 35, 40, più la mia attività sono 65. Però non mi trovo, aspetta. Allora, ah, è la casa, ecco, 75 euro mi trovo. Pensa un po', devo, guarda quante tasse devo pagare. Le sembra giusto, secondo lei, che io paga così tanto? Dipende, ha tanta roba. Ok, tasse pagate. Questo è il mio stipendio. Possiamo andare intanto. Già 4 di noi abbiamo pagato le tasse. La la la. Quindi molte volte potrei io guadagnare più di lei. Faccio costruzioni veramente grandi. Ma dipende, perché fai conto, c'ho l'attività di mia moglie, la mia attività è più che lavoro come doggia, quindi non credo che sia così. Penso che dipenda dall'economia, come gira. Comunque venga che le do tutto. Allora, signorina, intanto le spacco questa che sicuramente lei deve rompere. Qui questa è la cassa che la apro. Gentilmente metto il suo nome. E qui ci sono tutti i materiali per la casa. Buongiorno, Buongiorno, signor Doge. buongiorno, come va? Bene, bene. Lei?
Tutto bene, ma hai visto cosa hanno costruito lì sopra? Oh, ma che bello. Oh, chi è che lavorerà là? Adesso ci saranno nuovi eventi, lo scoprirete a breve. Alle quindi... 10. No, però se mi chiude. Ah, no. No, no, puoi entrare. Signor Doge, mi può dare della TNT? Ma lei è scemo? Mi serve per gli alberi. Signorina, ma comprasi un Ash? No, ce l'ho. Ah. È solo che stavo spaccando la mano così. Allora, intanto allora, venga a pagare le tasse, quindi... e venga a prendere lo stipendio da Marina. Andiamo a prendere un attimo il progetto della casa. La smetti di molestare. Ehi, vieni a prendere lo stipendio e vieni a prendere le tasse. A prendere stipendio? Da quando? Sei un marinaio ufficiale adesso. Ah, ok, ok. Venghi, venghi. Domani c'ho la maratona. Non mancare, alle 16 inizia. Ok, ok. Dillo anche agli altri pagliaccioni poi. Ok, ok. Allora, venga un attimo che le do anche... Molto probabilmente le tornerà di nuovo indietro, visto non so quanto prendo, quindi vediamo per giù un altro mio lavoro. Grazie per il follow e benvenuto tra l'arancia. Ecco qua lo stipendio, signorino. Sono 40 monete. Mi devi pagare solo le tasse. Ah, ok, ok. E se li prendi, magari... Ok, non l'avevo visto, mi scusi, signor Doge. Boh, quando devi pagare tasse, non so se aspetti Calogero, eccetera, paghi adesso, non so come vuoi fare. Molto probabilmente aspetterò a Calogero. Va bene, va bene. Ma penso che... Ma viene l'altro costruttore che abbiamo bisogno di costruzioni? Chi, Giovi? Sì, ci sono persone... oggi non entra perché non può, ma domenica può. Ah, ok, ma peccato perché oggi si perde due eventi, ci sono due eventi importanti. Lo so, l'abbiamo provato a convincere, ma non c'è. Ma oh, cazzo, dopo non poteva. Buonasera. Ciao, buonasera. Venga a pagare le tasse. Che bello. Ecco, che bello, grazie. Ah, oltre alle tasse non deve aprire l'attività, quindi? Mi aveva già accennato qualcosa. Oh, ok, perfetto, venghi. Le faccio l'unica tutto. Che devo sapere quant'è. Sì, subito, assolutamente. Allora, lei lascia solo a Mira, quindi paga 15. Una volta si pagava 10, poi sono aumentate le tasse. I tempi cambiano, giovanotto, i tempi cambiano. Figo, bene. Allora, lei vuole aprire un'attività di quante dimensioni? Immagino 5x5 inizialmente, per risparmiare. 5x5 iniziale, sì. Ok, allora facciamo attività più terreno, in questo caso. Andiamo a dichiarare un 5x5, che attualmente sono 20 monete, più le tasse da pagare, 35. Va bene, allora, aspetta che mi smuovo. Sì, sì, intanto che prepari io inserisco nel foglio che lei ha pagato le tasse. Lei è signor Ale... 87. Perfetto, signora Le 87. Lei ha fatto il suo dovere da bravo cittadino. Ok, confermo che lei ha dato tutto. Buona giornata e buon lavoro in caso. Se le serve qualcosa, può sempre venire al comune, può sempre fare una chiacchierata con noi. Ah, giusto, mi sto dimenticando. Come faccio ad aprire? Ecco i suoi cartelli del lavoro, per l'attività. A posto, lei può andare. Come faccio a far mettere il... Cosa? Come si chiama? Quello che vende in automatico. Ah, quello lo devo dare io. Hai anche ragione. Allora, quello è... Scusami, quello è un comando. Quindi... Shopper... give. Lei si chiama Ale 1. Ecco qui, c'ha l'uovo. Se vuole le spiego come funziona. Andiamo intanto. Sì, perché non ho mai fatto niente di... Hai anche ragione, hai anche ragione. Immagino che la miniera... l'attività la vuole aprire nella zona Fabbri, immagino. Sì, forse è meglio così almeno stiamo anche vicini. Ok, va bene, va bene. Andiamo allora. Così. Addio casa mia vecchia, guarda. A breve mi costruiranno una nuova casa. Aia. Come va la vita, minatore? Immagino che il lavoro proceda bene, no? Sì, sì, adesso sto... Ah, perfetto. Mando lo scavo e vediamo un po' come andrà. Perfetto, perfetto. Buongiorno, gemelli. Buongiorno. Allora, intanto andiamo a vedere dove vuole piazzare l'attività. In quest'area oppure più lontano? Potrebbe anche... Dipende da lei, Aspetta un attimo, entra. Chiediamo a loro. Dice a me? No, dice a lui. No, stanno lavorando. Ma io ti consiglio, guarda, se posso essere sincero, darti un consiglio. Secondo me ti conviene un'area più ampia, perché nel caso vuoi ingrandire, sai poi che puoi ingrandire. Bravo, porca madonna. Ecco, vedi? Hai sentito, no? Giusto. Io le consiglio magari tipo qui o vicino a quegli alberi. Scelga lei. Tanto comunque i collegamenti delle strade vengono fatte, paghiamo sempre il comune paga per le strade, a meno che non se le vuole fare... Leggi.
Ah, se vuoi mi metto a fare la stradina, se mi dà il consenso, la faccio da là a qua. L'unica cosa è che devo fare un solo piano. Quello in mezzo. Questo di chi è? Quello di nessuno. Ok. Scelgo lei. Ok, 5x5 quanto è? Buonati, Così. manda. 5x5, sì, fatti un bel Tipo da 5x5. qua. E basta che Che devo conta 1, scrivere? 2, 3, 4, 5. Lo devo mettere qui, guarda. Sì, Che devo scrivere? Negozio? le conviene scrivere attività e metti il tuo nome in realtà. Che così almeno riconoscono dove sono. Poi vabbè, il negozio che scrivi minatore, bla bla bla, è un altro discorso. Ciao, signor Iotto. Ciao, Simon, scusami. Ma Qui questo sarà cos'è? l'attività del fabbro. Del fabbro. Del minatore. Ma no, le strutture attaccate. Oh, vabbè. Non lo vuoi attaccato? No, no, mi dà un po' fastidio qua. Vabbè. Allora lo togliamo. Vabbè, lui aveva scelto per Va. stare più vicino a voi per appunto No, commerciali. sì, mi va bene, però qua no, perché è attaccato alla mia Ma struttura. questo di... Ah, ma tu devi ingrandire. Sì. Ah, questo è il suo Ah, cartello, allora, ecco. ok. Allora, aspetta. A chi cazzo l'aveva capito? Mi scusi, eh. Ah, io le No, consiglio qui, secondo me va bene. 1, 2, 3, 4 e 5, giusto? E Sì, lì? perfetto. Poi tanto comunque col tempo la cambierai, non sarà mai la tua fabbrica iniziale, quindi. Negozio. No, attività devo scrivere, giusto? Sì, ti conviene scrivere attività, Negozio. le... basta anche solo un cartello, per riconoscere che comunque è tuo. Ok, adesso metto qua. Poi un'altra cosa, allora, per lo shopper ti serve una cassa. Ce l'hai le casse? Sera, che vuol dire? Che vuol dire? Devi mettere una. Ok, Allora, c'ho la legna. metti una cassa. Sì, Devo fare la cassa? Vado falla, tranquillo, non ti dico a fare la niente. cassa. Pensa, sono io a fare legname e ti sto dicendo, non ti dico niente. Però era. Ottimo. Dai, Diventa sei un nuovo problema. Vediamo cittadino e noi cittadini facciamo sempre sconti. qua, dove caspita ce l'ho? Qua. Ok, in caso ti aiuto per tutto, eh. Puliamo un po' a Sposto. terra, che sporco, come sempre. Torniamo su, poi. Ah, anche io ho avuto un codice, Nate. Tieni Ci sono i drop di Minecraft, se ho visto. vuole mostri me element. Perché hai scritto sera. Non hai punti di buonasera. Dove sei? Ah, sei qui, ok. Perfetto, andiamo. Allora, lei adesso venga qui. Si mette la sua cassa in una posizione quasi. Poi ovviamente l'omino te lo puoi riprendere in mano, non è un problema. Adesso clicca tasto destro sulla cassa con l'uovo in Questo. mano e ok, adesso posizionalo dove ti pare. Ecco, Ok. perfetto. Allora, ora ti do un altro consiglio. Devi mettere un cartello sulla cassa così nessuno può aprirla e può accedere. Ah, sono andato a prendere. Va bene, dai, tranquillo, ti aspetto. Ecco di qua. Perfetto, metti il cartello. No, Cartello non normale c'è bisogno di oppure shiftare. shift? Tasto Ah, no, tasto destro e basta. ok, Allora, ti consiglio poi di mettere una cassa a fianco, che è meglio. E una cosa, per modificare l'omino adesso devi fare shift tasto destro. Entri nel menu, vedi? Questo è il menu. Tutti gli altri tasti sotto non ti servono per il mercato, sono semplicemente deleta, cambia il colore dei vestiti e tutta la modifica personalizzata per prenderlo in mano o eliminarlo addirittura l'omino. Per vendere gli ok. oggetti devi metterlo dentro la cassa e poi ti capitano se hai, se possibilmente hai del ferro, mettilo, qualche materiale. Ok, bravissimo. Adesso se fai shift di nuovo e tasto destro sull'omino ti escono i materiali. Vedi? Ok. Ok. Vedi che ci sono dei libri, quelli sono delle pagine. Tu vuoi ovviamente andare avanti e indietro sulle Ok, pagine. va bene, Ok, faccio, ok. perfetto. Per mettere il prezzo agli oggetti, vedi che ci sono due stop su ogni materiale?
Uno si chiama barriera e uno buy item. Il buy item, se clicchi tasto sinistro, cambia il valore di quell'oggetto. Praticamente un carbone, quanto lo vuoi far costare. Questo vale anche per gli oggetti. Cosa significa? Se tu clicchi tasto sinistro sul carbone, puoi aumentare il numero di carbone e lì metti il prezzo di quel. Per esempio, puoi mettere uno stack di carbone 64 pezzi, per esempio, a 20 monete. Beh, il carbone è uno singolo. Ah, ok. Uno perché è un singolo quello là. Sì, quello lì è uno singolo. È facilissimo. Se ci sono dubbi o problemi, io dopo ritorno tra 5 minuti perché ci sono persone che mi aspettano a comune. Sì, sì, va bene, va bene. Ok. Va bene. Devo fare la stradina io qua. Faccio una stradina. Ma la puoi anche fare. Se è possibile, farla come gli altri di materiale cobblestone, se vedi. Ok, normale cobblestone. Va bene. Va bene. Ok, grazie mille. Okay, grazie. Andiamo a comune che ci aspettano le persone. Ah, gentile. Grazie. Ciao, ciao. Il pavimento. Qualsiasi cosa possa chiedermi. Sarebbe in bambù. Non c'è bambù. Mettiamo bello. Fammelo questo qua che c'era prima. Poi quando prendiamo il bambù che lo troviamo, lo cambiamo, dai. Ok, no, perché lei mi ha messo nella cassa. Ciao, della betulla. Ah, non lo so, io ho dato dei materiali, forse quello volevo usare la persona prima di te, perché non c'era il bambù. Ah, ok. Può essere, non lo so. Vabbè, intanto... Perfetto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Nitros, buongiorno. Come va? Vedo che sei un nuovo cittadino, sei arrivato da poco? Piacere, Michelle. Mi sono trovato qui. Stavo dormendo, mi sono trovato qui. Non so cosa. È perso in pratica. Allora, se posso dire una cosa? Mi dica. Lei ha la stessa voce di Luke 4316. Magari è lui, sei Luke. Hai la stessa voce, fa impressione, Gesù Cristo. Ora che ci ho fatto caso. Allora, comunque, che stavamo dicendo? Come si chiama? Mi ripete il nome perché... Mi chiamo Michelle. Ok, perfetto. Un attimo solo. Piacere, comunque, piacere. Allora, venghi, venghi. Intanto noi siamo un paese che accetta qualsiasi cittadino. Non abbiamo problemi, ecco, a far registrare nuove persone. Venghi, venghi. Come mai è venuto in questo, in questa città? Se ma posso... è vero, non lo so. Mi sono svegliato qui. Ah, ok, va bene. Ah, strano, è la prima volta che sento una storia del genere. Bene, allora, signor Michel, questa è la stanza del tesoriere. Qui vengono gestiti tutti i documenti di ogni singola persona. Se vede, qui ci sono tutti i documenti. Okay. Qui attualmente c'è un baule vuoto e qui faremo la registrazione sua. Mi può fare lo spelling Nitros, giusto? Mi dica se è corretto. Sì, ok, dovrebbe essere corretto. Le prendo un attimo il libro dalla libreria qui e andiamo a registrare il suo libro. Allora, documenti Nitros. Ok. Abbiamo fatto la prima fase del documento. Amico di tante battaglie, come va? Allora, cosa aveva in mente lei come lavoro, signor Michel? Uè, signor sindaco! Salve, tesoriere! Salve! Ah, un po' ubriaco. Signor Michel, mi dica. Ci sono. Ok. Lei aveva qualcuno, qualche conoscente in questo villaggio, oppure ha... Un cacciatore, qualcosa. Cosa vuoi fare? Un cacciatore, se... Ah, vuoi fare il cacciatore? Ciao, se vuole, guarda, se vuole dei consigli su dei lavori, può anche chiedere. Così almeno. Boh, effettivamente, se vuole fare qualcosa per iniziare, per guadagnare, ci sono anche ruoli pubblici come marinaio, poliziotto. Assolutamente, non deve per forza. Quello che ne abbiamo bisogno, insomma. Perché comunque le attività ci vogliono un pochino di soldi da conservare. Mi dica lei comunque. Guarda, al momento, lui diceva, a me piace esplorare, quindi, boh, magari. Le piace esplorare, va bene, va bene. Quindi lei vorrebbe la licenza da cacciatore? Sì. In caso lei preferisce esplorazione... Quanto? L'esplorazione 25. Del mondo normale o del Nether, in questo caso? Un attimo.
Cioè, se c'è bisogno sono disponibile a fare anche, aiutare anche altri, non è un problema. Ah, ok, no, vabbè, no, nel senso, quando si tratta di lavori privati o comunque mettersi in proprio, può scegliere quello che vuole, nessun problema. Grazie, Gabri. Diciamo che se abbiamo bisogno di ruoli pubblici, quello sì. Ma comunque il cacciatore va anche bene. Quindi conferma il cacciatore? Sì, ho visto sulla bacheca quel tipo, un elenco di lavori. E appena mi sono svegliato, va bene. Diciamo che quello che mi interessa, che mi si addice di più, diciamo. Va bene, va bene. In caso le dico, già ci sono due persone che fanno il cacciatore, quindi potrebbe magari, se ci sono problemi di affari, faccia nel Nether, che facciamo affari e lei. Nether, cosa sarebbe? Nether. Il sottosuolo. L'inferno. Vabbè, ma comunque se vuole fare il cacciatore, intanto lui sceglie il suo lavoro, è giusto. Allora, intanto lei ha una licenza e io le dico, le dovrei dare 30 monete, ma immagino che lei già vuole aprirsi l'attività e appunto fare le sue cose in modo veloce e concreto. Quindi immagino che lei si voglia già aprire un'attività, giusto? Mi sono trovato qui, quindi non so nemmeno cosa fare, quindi oppure sono un po' confuso, quindi ma lei può anche solo comprare, effettivamente lei può solo anche comprare la licenza, ma qui sta la stessa skin, iniziare a lavorare, cercare materiali e poi quando sa che riesce a vendere può aprire l'attività per vendere. Può anche fare così, assolutamente. Allora facciamo una cosa, le levo solo 5 monete, questi sono i suoi soldi. Per aprire l'attività un 5x5 costa 20, quindi qualsiasi momento lei la può aprire, va bene? Allora, ma quando dire? Vai. Giusto? E io ho bisogno della sandstone e sabbia. Va bene. Perché vedo due doji? E infatti anche io. Cioè, che sono dei clown, andate a lavorare, veloci. Allora, avete fatto? Signor Michel? Capo! Sì, dica. Ok, a posto. Lei... All'ordine. Ora le faccio un attimo esplorare, va bene? Ti faccio vedere un po' il villaggio, segui con me. Intanto ragazzi, chi deve pagare le tasse c'è il tesoriere. Dov'è il tesoriere? Vasca. Dove cazzo è? Dovremmo andare a Blackwater. Tesoriere, guarda che la gente qui ha tante richieste. Vada nella stanza. Dimmi. Per qualsiasi richiesta e pagare le tasse dobbiamo sopra. Andare a Blackwater, dobbiamo andare. Lei, Michelle, venga con me, venga. Dove è Blackwater? Blackwater, come l'isola nostra. Ah, chi dobbiamo chiedere per andare a tua? Sempre alla come cazzo si chiama? Tesoriere. È lui l'ammiraglio, no, mica sono io. No, ma sto parlando con Bebiale, vabbè. Ciao, signor Ale. Bebiale, sì. Allora, venga, Michelle, seguimi, scusami, ma... Andiamo, le faccio esplorare il villaggio, venga. Dobbiamo andare a Blackwater, io e... Bebiale. È normale, c'è un po' casino a comune, è quando ci sono quando si riscuotono le tasse. Vieni, vieni. Allora, come vede, qua, già a destra... Attenzione, sindaco. Ma che cavolo? Oddio, che corri, corri, ti vogliono uccidere, corri! Ma che cavolo? Niente, non so cosa ha combinato. Allora, scusami, signor Michel. Come vede, quello è lì a destra la pescheria, quindi se ha bisogno di cibo lo trova anche lì, in quel posto. Lì c'è proprio il mercante. Questo è il negozio del Nether. Quella invece è la mia attività. Andiamo. Che è la mia attività di falegnameria. Intanto venga di qua. Questa invece è la stazione di polizia. Quando ha bisogno di fare denunce, eccetera, può venire qui tranquillamente. E andiamo. Poi di qua abbiamo dove è andato? Agli ordini, capo. Signor Michel. Ragazzi, mi sentite? Ma che cazzo sta succedendo qua? Che è sta roba? Credo che abbia problemi, vale. Sì. Mi dica. Dopo mi devi aiutare perché dobbiamo spostare le casse. E tutta la roba viene nell'inventario. Mi devi aiutare. È spostato un attimo.
Come scusa? Ci sei? Ho un po' di mal di gola stasera, quindi... Non si preoccupi, non si preoccupi. Comunque, come le dicevo, questa è la stazione di polizia, qui può fare le denunce. Lui, infatti, è il capo poliziotto, signor Ben, dietro di lei, l'uomo d'oro. Scusa una domanda, i bastoncini di legno per fare i picconi da chi li prendo? Da me, costano veramente poco. Basta che va al negozio qua dietro, che è la falegnameria. Ok, grazie. Vendo a stack, vedi? Ok. Puoi vedere già tutto? Tutto bene? Funziona la gola o ancora problemi? Ok, vieni, vieni. Comunque, come dicevo, lui è il capo poliziotto. Si occupa della polizia e della protezione del villaggio. Quindi qualsiasi cosa puoi chiedere anche a lui. Di qua. Che ci protegge. Sì. Attualmente sì. Di qua, come vedi, c'è il fabbro, dove c'è la produzione di vari attrezzi, armature, eccetera. Di qua c'è il porto mercantile e militare, che ci serve per lo scambio commerci e per la protezione della città dai pirati. Questo invece è l'attività del signor poliziotto, appunto, che è un apicoltore, anche ha investito dei suoi soldi. Qui dietro lei trova un'altra persona, l'ultimo arrivato, prima di lei, che è il minatore, che a breve sta per aprire l'attività, sta già preparando. Vedi laggiù c'è un omino? Lì sta creando la sua attività. Diciamo che qui è la zona meno popolosa del villaggio. Ora la porto proprio al centro vivo della città. Ecco qui, venga, venga. Questa noi la chiamiamo, come zona, lo chiamiamo il centro storico. Niente qua, ma come... Questo si chiama centro storico e ci sono i cartelli appunto con le indicazioni, ora le faccio vedere. Allora, come vede, invece quella torretta che vede lì è una torre di avvistamento contro l'invasione dei pirati se i pirati dovessero attaccarci. Qui mancano i cartelli, dovremmo metterlo, ma di qua si va per lo stesso lato, le faccio vedere adesso. Di qua si va per, come leggi, il quartiere del fiume. È diviso in tre distretti la città. Di là si va per la periferia, che poi ci andiamo. Qua, se vede, se legge da qui, c'è scritto centro storico, quindi da qua in poi, fino a dove ho visto l'ultimo minatore, è il centro storico. E qua invece si chiama quartiere del fiume. Quartiere del fiume perché i due ponti, in futuro il terzo ponte, saranno appunto sul fiume e perché il villaggio si trova dall'altra parte del fiume, della zona. Come vedete qua è invece strapieno di case e attività. Qui c'è il... le faccio vedere prima di qua. Questo è l'attività del contadino. Qui può trovare letteralmente la sua produzione di cibo. Se ha bisogno di cibo, venga qua, apri e lui vende tutte le cose che possono servire, vede? Ha il cibo che serve in caso le dovesse servire. Poi ci sono venga un attimo. Hai pagato le tasse? Ok, perfetto, grazie. Questa vabbè la casa del tesoriere. Qui questa è un'altra casa. Ma in caso se deve capire quali sono le attività, ci sono scritte sui cartelli. Il suo è qui, costruttore James, ad esempio. Se viene di qua, questa è un'altra casa. E qui trova il macellaio. Questo è il macellaio, come detto. Come vedi, c'è l'omino. E qui trova anche la produzione di carne e varie cose. Questa invece è l'attività dell'enchanter, è chiuso, questo si fa solo su richiesta. E quella è una casa. Poi qua, come vedi, c'è un'altra casa, lì c'è la chiesa, lì c'è la stalla degli animali trasporto commercio. E venga, venga, venga a vedere altro. Vi faccio andare a fare l'ultimo giro, abbiamo quasi finito, eh. Poi non le rubo altro tempo. Intanto poi le faccio un po' di regalini, per iniziare. C'era infatti qualcuno che li voleva, ma non mi ricordo. Questo è l'emporio di un altro cacciatore, anche lui vende varie cose, questo è un cacciatore, ha la sua attività e si chiama il business che fa per te. Questa è un'altra attività della vendita di materiali primari tipo ferro eccetera. Questo è l'attività del boscaiolo dove puoi comprare legni eccetera, ma solitamente lo comprano i costruttori, quasi poco serve a noi cittadini. Qui invece trovi la libreria, qui ci sono libri, puoi comprare vetro, tinture e vari oggetti che servono praticamente. Poi di qua invece c'è un altro cacciatore, questa è un'altra attività del cacciatore. Questa è, vedi, un'altra attività del cacciatore. E di qua, questa è un'altra attività che è in corso di apertura,
ancora non è stata fatta. O non so se è una casa o un'attività, ma penso proprietà di cibo c'è scritto. Dovrebbe essere un'attività. Vabbè, comunque dai, andiamo alla periferia e abbiamo finito. Come le sembra allora per adesso il villaggio? Bello, bello, cioè, devo, come dicevo, mi devo ancora ambientare un attimino, devo capire un po' come dicevo, dove sono, che sono. Vabbè, quello è assolutamente normale. Pian piano, anzi, ci sono persone che ci sono da mesi e ancora non si sono ambientate. Poi noi abbiamo un altro villaggio, ma non la porto a visitare l'altro villaggio, che potrebbe essere pericoloso, ecco, viaggiare fuori da qui. Un attimo solo, non mi dire nulla. Ok. Allora, venga, venga. Qui già siamo nella zona periferia. Adesso andiamo un po' più distante rispetto alle altre zone. Qui già vediamo, iniziamo a vedere qualcosa, qualche struttura. Ecco. Qui già, come vedi, questa è una casa che vivono 5 persone insieme. Qui c'è un altro allevatore di animali, un fambro, un altro incantatore. Ci sono altre persone che vivono in quest'area. Però più ci allontaniamo troviamo anche altre persone. Ad esempio, per farle giusto un esempio, signor Michel, che praticamente, se ci hai fatto caso, di là c'è il boscaiolo, l'attività del boscaiolo e l'attività del contadino, giusto? Dove, diciamo, vendono i loro prodotti. Giusto, no? Mi senti? Sì, sì. Ah, ok. Non so se hai capito che ti avevo chiesto, che di là c'è il contadino e il boscaiolo che vendono i loro prodotti, giusto? Ok. Però loro effettivamente producono il loro cibo o tagliano il legname in quest'area. Questa è una zona praticamente di produzione. Questa è la loro casa, loro vivono in campagna praticamente, ma qua trovi per esempio l'attività, i campi, diciamo, del nostro contadino. Le presento il contadino, venga. Okay. Salve, buongiorno. Ho un problema, ho l'inventario pieno e non so dove. Aspetta, non ci sente? Perché è tutta... Salve, buongiorno. Buongiorno. Lui è il nostro contadino e infatti sta iniziando a coltivare perché il cibo ultimamente va molto. Ora non so come mai non sta parlando, ma penso forse, boh, non so. Vabbè, comunque intanto... Ah, salve, salve. Ah, ecco. Boh, buonasera. Comunque lui è il nuovo cittadino e stavo portando in giro. Comunque già lei ha ben capito, signor Michel. Le attività di produzione ovviamente sono fuori città, perché ovviamente fastidio, rumori, suoni non vanno bene. Sindaco, un ragazzo nuovo? Sì, lui è un nuovo ragazzo, è un nuovo... Piacere, Luigi. Ok, venite, venga, venga, puoi venire. Le ho fatto vedere un po', lì vabbè c'è il minatore. Come vedi qua ci sono vari tipi di legname. Vedi, ci sono stati esportati da altre zone e siamo riusciti a coltivarli qui. Come vedi anche il bambù, il ciliegio giapponese e vari tipi di legnami, come vede. Ovviamente questo non è il loro bioma originale, ma abbiamo il boscaiolo che è esperto appunto di piante. Quindi è riuscito a farlo impiantare pure qui. Sì, sì, assolutamente. Intanto possiamo tornare indietro. Io le ho fatto fare il giro di prova. Lei non so cosa... intanto le do un regalino, ecco. Grazie. Queste sono... Aspetta. Ok, ecco qua. Intanto per iniziare. Un po' di cibo, un po' di cose. E niente, in più... Non so lei come vuole iniziare, cosa voglia fare. Mi farò un giro qua nei dintorni, cercherò di, va bene, di conoscere un po' di gente. Qualsiasi cosa, se ha bisogno di un lavoro, ti ricordo che in caso se non riesci subito a iniziare con la tua attività, ti ricordo che noi cerchiamo dei poliziotti. Noi paghiamo ogni sessione un buon stipendio. Quindi qualsiasi cosa può venire al comune e facci sapere, va bene? Ma perfetto, grazie mille. Grazie, prego, prego. La porto con me, tanto andiamo tutti e due al comune. Ok, va bene. Che qui ovviamente da solo non la voglio lasciare da solo con i pericoli che ci sono in giro. No, va bene. Abituati. Ah, va bene. Io cerco sempre di dare un aiuto a un po' a tutti. Intanto...
Ok, andiamo. Allora, le auguro una buona giornata, signor Michel. Grazie. Qualsiasi cosa, grazie. Il comune è qui, senza problemi. D'accordo, grazie mille, buona giornata. Grazie. Alle 22 ci vediamo probabilmente al comune. D'accordo, a più tardi, salve. Ah, che giornataccia. Ciao, signor... Ma come vanno le tasse? Immagino è arrivato un po' di gente, vero? Non è arrivato un cazzo di nessuno. Come non è arrivato? Prima c'era una folla qua dentro. Qua c'è, infatti qua c'è scritto chi non ha ancora pagato. Ah, sì, sì, bravo, fai una cosa, delle persone online, bravo. Fai una cosa, signor Gilberto. Segna tutte le persone online che non hanno pagato le tasse. Infatti a un certo punto inizia a farlo. Sì, sì, no, fallo perché comunque adesso siamo tantissimi, eh. Ah, ho una bellissima notizia, Gilberto. Vuoi sentire la bella notizia? Mi dica. Oggi iniziamo due nuovi eventi. Yeah. Cioè? Non ti dico niente. Aspetterò le 10. Oh no, mi dica, signor. Mi dica, signor. Devi aspettare le 10. Allora, ti faccio uno spoiler così, venga qua. Aspetta, dai, ti faccio uno spoiler. Sali qua sopra. Ora, venga a questa finestra qua e guarda un pochino là fuori cosa c'è. C'è? Guarda, c'è una grande struttura proprio vicino a casa tua. No, proprio sì, vicino. C'è un albero. No, cosa gigante. Alle 10 saremo. Vado a vedere. No, guarda che furbo. Aspetta, prima che vai a vedere. Aspetta, vieni qua. Oltre a questo, una bella notizia per te. Oggi è arrivato ovviamente un nuovo player. Anche la settimana scorsa. Domenica arrivano 3 nuovi player. Ma tu non hai letto le cose nuove che abbiamo fatto, vero? Apri un attimo il foglio e vai in religioni e leggi come le abbiamo reworkate e guarda cosa abbiamo fatto e dimmi cosa ne pensi. Signor Gilberto, lei si è perso un po' di cose, vedo. Non ho guardato. Ho notato, signor Gilberto. Vediamo, in religioni. Vabbè, immagino che la prima sia rimasta così, giusto? Sì, vabbè, quella è la descrizione, è la stessa, abbiamo solo corretto e scritto molto meglio la storia. Ma leggi i bonus e guarda come funzionano adesso. Chi lavora per esplorazione scava nel Nether riceve una spada, una shop, piccola editor. Mi sa che non riesco. Ogni sessione. E guarda quanti credenti servono per attivarlo ogni sessione. 3 credenti. Guarda la seconda, ad esempio. Ogni sessione di fabbri riceve un di prezzi di ferro grezzo. Minchia, tutti i credenti di questa chiesa non pagheranno tasse. È la Madonna. In domenica si partecipa a un torneo per punire i piglin. E questo è il secondo evento che ci sarà dopo quell'altro alle 10:30. E questo non ti dico dove si trova. Questo non te lo dico. Ma non abbiamo ancora 15 credenti. Lo so, ma poi ti farò vedere. E in più, scendi un po' più sotto, c'è la religione ateo. Guarda la religione ateo com'è carina. Ah no, leggi anche bonus religione di stato. Leggi bonus di stato. Ok, chi segue questa fede ha sconto di tre tasse di 10 rami sull'attività. Segue una religione diversa, paga 10 rami in più, anche se non hai attività. Non è... Però la religione deve essere di stato. La nostra religione di stato è laica attualmente. Ok. Per diventare una religione di stato ci deve essere un numero di fedeli più alto rispetto all'ateo. Vale. Ok. Aspettate. Allora, la religione atea. Chi lavora con il legno paga 10 rami in meno sulle proprie proprietà. Quindi, per esempio, questo è buono per il falegname e per il bosco. Figa, che casino poi per me conteggiare tutte le... No, no, ma questo non lo fai tu. Leggi chi lo fa. Lo fa il capofede. Ah, ok, capofede. Sì. E quel dell'antico dio è pizza. I cacciatori ricevono una spada in ferro e 32 frecce. Ok. Gazebo sono gratis ogni domenica per tutti gli atei. Ci saranno ogni domenica le corse dei cavalli dove puoi partecipare come corridore e vincere soldi e premi rari. Questo è tipo evento. Il poliziotto riceve 10 rami in più. Oh, che bello, che bello. Il bonus di stato ovviamente è quello più scarso. Pagano le tasse nello stesso modo anche se di fede diverso. Okay. Guarda, questa l'ha fondato invece Daniel. Leggi. Ogni domenica si riceve 10 pezzi di carne. Contadino, se possiede 2 terre, deve coltivare una. Dove coltiva? Una non viene pagata nessuna tassa. Ah, minchia. Cartiere, apicoltore e strega riceveranno ogni sessione 32 di rame. I minatori ogni sessione ricevono un piccone di diamante. Tutti i cittadini che costruiscono case e attività vicino alla moschea non pagheranno tasse di quegli edifici.
bonus religione di stato. Credenti della fede ricevono ogni sessione 10 monete gratis. Chi non segue la fede pagherà tributi infedele. Tasso infedele 10 monete di rana. Ovviamente noi abbiamo fatto le religioni più equilibrate possibile. Praticamente ogni religione ha 5 riforme. 2 sono generali, 3 per dei ruoli. Dimmi, Nate. Ok. Ok, vengo. Allora, signor Gilberto, ti lascio vedere la chiesa. Ammirala perché ci metti 10 minuti per guardarla bene. È veramente figa, valla a vedere. Ma è la chiesa della... Antico Dio, sì. No, non è la mia religione, è la religione base del gioco. Ah, ok. Andiamo. Devi rompermi la tua, non me la fai rompere quella. Aspetta, arrivo, oddio. Ci sono tutti i nostri soldi dentro, quindi... Sì, ho capito, Nate. Dove? La cassa che sta sotto. Dove? Questa qua, vedi? C'è il mio nome, non me la fai rompere. Sì. Ora puoi. Allora, al piano di sotto è meglio con questi blocchi qua o con i blocchi di là? Ah, chiedi a mia moglie queste cose, lei è il designer. Ciao, Ben, venga con me, dobbiamo parlare un attimo. Ben, mi di un po' a aggiornare. Sì, dove cazzo... Dove cazzo vai? Ed è qua. Stavo dicendo che... Prima di tutto... Sì, sì, ti aggiorno tutto, vieni un attimo. Intanto ti aggiorno qui. Ho fatto un po' di... Ho visto che hanno anche fatto la chiesa qui. Hai visto le armature? Ti ho messo? Ti ho messo nuove armi? Ti ho messo nuovo cibo, fresco, in casa? Ho visto, ho dato anche un armatura al signor nuovo... Ah, ok, vengi. Come cazzo si dice? Il cacciatore. A che siete andato, padrina? Allora... Eccola la casa del... Ma stai lavorando la carne che io vedo senza cipolle? No, perché ho avuto da fare da marinaio. Ah, ok, ok. Come andate il trasporto? A posto. Ah, ma vi siete fatti pagare? No, ci vanno a pagare. Sì, Gabriel lo dovrebbe sapere. Vabbè, parlo io con Gilberto e chiedo. Vabbè, bene, vieni. Comunque tu c'ho... Per pagare le... Aspetta. Cioè, non è il primo che facciamo, quindi... Ah, ma non era trasporto merci? Era solo un attimo. Ah, ok, no, ok. No, allora... era trasporto merci, perché lui è andato là per prendere delle cose e al ritorno era trasporto merci. Allora sì. Da vabbè, pagare. Fammi sapere. Vabbè, poi parlo con Gilberto. Venga bene, signor Ben. Allora, Ben, abbiamo cambiato un po' di cose. Alle 10 inizia quell'evento lì. La chiesa. L'evento della chiesa, in pratica. Non so se hai visto, abbiamo reworkato tutte le religioni. Ho visto. E alle 10:30 c'è l'evento che vi piacerà un casino. È a sorpresa però quell'evento. È un evento che non vi aspetterete. Si tratta di chiesa, spero che non ci saranno pareti. Non ti preoccupare. Signor Gilberto, ma lei ha fatto fare un trasporto merci, giusto? Sì. Ma si è fatto pagare? Sì, finisco qua perché hanno bisogno di me. No, vero? È un po' confuso. Quando si tratta di trasporto merci e persone, in caso non di viaggi specifici fatti per... Da me, per esempio, che ho mandato Ciubecca, a lavorare, quindi è gratis il trasporto. Ma se una persona fa la richiesta, lo devi far pagare in base alla merce, alla preziosità della merce, che no, è il trasporto. Non ho portato niente, sono solo andati là. Ma hanno preso una cosa comunque da lì. È comunque mettere a rischio i nostri uomini per farli fare i trasporti, eh. Il minimo è da 10 dirhami in su, il prezzo dei trasporti. Non ci ho pensato. Va bene, non fa nulla, però stavolta lo facciamo gratis, prossima, ma la prossima. Ok, dalla prossima, va bene. Comunque ho visto bella. No, la lascio del cazzo. Capito? Signor Doge? Ah sì, un attimo solo che stavo scrivendo una cosa. Mi dica. Ah, hai visto la mappa? No. Ah no, bene, dov'è? Aspetta. Vieni. Ti piace? Sì, bella. Venite. Guarda qua, signor Benno, guarda. Questa è la mappa di tutta la nostra nazione. Bella. Oh, è enorme. Hai visto? E queste sono tutte le aree che abbiamo esplorato intorno. Se vedi, queste sono la città dove siamo attualmente. Tutte le costruzioni.
Solo che ovviamente il nuovo villaggio non abbiamo informazioni ancora. Poi la faremo ci una voleva, mappa. ci voleva una mappa della città veramente. Ma più che altro qui la possiamo mettere momentaneamente. Poi faremo proprio una mappa, un tavolo dove faremo proprio la mappa gigante. No, che cazzo hai fatto? Hai girato qualcosa? No, ho messo apposta. No, Ok. non vuole niente. Ho messo Ok. Comunque ragazzi, vorrei un attimo fare con voi un attimo una parlatina prima che andate a fare le vostre attività. Comunque devi aumentare la produzione apicoltura, hai poca roba, te lo dico. Non si trova niente. Serio. Ma guarda, infatti ho visto prima, ma non c'è nessuno che compra, comunque. No, ma Cioè, c'è io. tanta roba, però non No, c'è ma nessuno c'è che poca compra. roba. Vabbè, ma perché adesso non è una cosa Vabbè, non lo che. so, sinceramente, vabbè, poi mi informerò meglio su cosa posso fare ancora. Vabbè, comunque, tornando un attimo, ragazzi, ultimamente non abbiamo dato molte leggi sulla città. Abbiamo notato che comunque c'è una buona stabilità. Quindi io penso che attualmente fare delle proposte su leggi non credo che ne abbiamo bisogno. Siete d'accordo, no? Non credo No, che. al massimo Al massimo stiamo passando diminuirei le bene. tasse, al massimo. Cosa? Diminuirei le tasse. No, secondo me Le non tasse sul conviene. lavoro. Così vanno Abbiamo bene. le casse belle piene, però. Appunto, perché proprio queste tasse fanno bene così. Ma in realtà, guarda, abbiamo tanti soldi perché abbiamo sequestrato, Sì, io ho bisogno Ah, di ok. un po' di informazioni. Ah, poi Ce un'altra l'ho anche io, cosa. quindi. Ah, un'altra cosa, ragazzi, ovviamente non ve l'ho detto, ma abbiamo finito finalmente le costruzioni del porto e, vabbè, tu ce lo sai, Gilberto, ma bene, non lo sa, e del mercato No, nel io non lo nuovo so. villaggio, quindi praticamente il villaggio operabile. Solo Ah, una cosa, grazie qui valutiamo insieme tutte e tre, essendo non c'è il ministro delle infrastrutture, quindi dove? parliamo noi un attimo di questa cosa. Per quanto riguarda il commercio in quel villaggio, secondo voi, mica per ora dobbiamo comprare materiali in generale e trasportarli? Ah, per ora non ci abita nessuno, mi sembra un Non c'è po'. nessuno. Sinceramente no, non vale la pena ora. Ancora non è Vabbè, quando ci attivo. spostiamo. No, no, vabbè, ma più che altro diventerà attivo a breve quando Nati costruirà già la sua prima attività e iniziano a spostarsi persone. Bisognerà capire esatto chi è che si vuole spostare in Vabbè. No, a definitiva. vivere nessuno, però da come ho Ah. capito, Nati deve obbligatoriamente aprire l'attività per le tartarughe e ci servono per i marinai, per respirare sotto acqua, mi serve soprattutto per saccheggiare i templi. In più, oltre a quello, servono per i cacciatori, perché i slime principalmente sono lì. E hanno bisogno di stare lì, e lì ci Ok, ottimo. sono, lì ci sono molti più mostri di qua, che loro cercano, che Molti servono. slime. Sì, appunto, quindi loro gli conviene andare lì. Quindi fate conto che cacciatori e nati sicuramente passano un po' di tempo lì. E Si sposteranno lì. Ok. sì, no, vabbè, non a vivere, però comunque per il loro lavoro. Poi, per quanto riguarda altre cose, non so se qui sei nuovi cittadini e poi vogliono fondare il villaggio, poi ne parlerò con loro, essendo che sono tre amici e vivono insieme, poi magari gli dico se vogliono fare il loro villaggetto lì Comunque e fare una nuova mancano civiltà lì, 9 minuti che non alle sarebbe 10, male, quindi secondo ci me. sarebbe E anzi, secondo abbastanza. Ma me. anche perché comunque questa città è diventata un pochino Quindi. troppo piccola. No, 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 Ci no, sono no, no, molti no, non è negozi. piccola la frase, siete Ci voi sono che vi mettete uno molte addosso persone. all'altro, ma più che altro non vi espandete. Ma in realtà non è A livello vero, di dove attività, dicevo, quindi sta il a livello di fabbro? attività Ma comunque dove ci sta il sono. fabbro? Ci sono altre cose che stanno Senza aprendo lì, riesce per un po' l'attività, te. infatti. Vabbè, comunque detto questo, in più spero che una delle persone nuove che arriva voglia fare il minatore, perché là c'è una grandissima miniera e per noi sarebbe un Ma ottimo guadagno per la dovrebbe produzione chiedere di se può ferro, carbone e altri essere. materiali che Diciamo si può servono. creare un Magari ci rivale. accordiamo con un accordo commerciale. Vabbè, poi ne parlerò con questi tre cittadini. Sinceramente del ferro, che comunque va Chiedere un po'. Sì, vabbè, sono tre Soprattutto cittadini. ne abbiamo poco. Ok, Va bene, intanto ok. avviso gli altri per Ah, l'evento, va servono questi bene? per il mercato, Va adesso bene, va bene. rispondo. Ok, dai. Basta che cambi il letto, Boh, vabbè ragazzi, per ora possiamo salutarci. In Perfetto. caso, in quello che vi ho detto e vi Ciao. ho ripetuto, valutate anche voi, fatemi sapere cosa ne Aspetta, mi pensate di ero queste tre persone da sorpresa, mandare lì. però Perché mi ero sorpresa. secondo me sarebbe utile per l'economia. E più che altro però, cosa Proprio, fanno? andare Creano fieri loro con la nostra un governo loro tre? gente. No, seguono le nostre No, leggi. assolutamente. Ah, ok. Semplicemente, essendo tre cittadini, possiamo gestirli noi con il pagamento di tasse e tutto, va bene? Ma perché te continui a cambiarti? Scusa. Comunque, dove? Cioè, dovrei pagare le Fare le tasse e lo stipendio, tasse. mi Ah, dirà. venite, al tesoriere, può far pagare le tasse intanto prima che Sì. iniziamo? Ok. Ma quello è il simbolo di Anche Fairy Tail? Fabio Sì, deve andare fuori, dove andiamo è il Fabio? mio tattoo. Ah. Oh, la do a lei? Ma Wolverine? Vale, Wolverine. Sta entrando, ha detto, mo arriva, Ok, ma aspetta. c'è un sacco di gente manca.
È un po' strano, appunto. Forse anche oggi sono da sparare. Questa che bella? La casa? Vado da Stella un attimo. Stellina. Allora, come va, signor Simon, la vita? Bene, bene. Siamo appena andato con il cartiere a prendere la sandstone. Sarebbe la salva un po' più dura, fare la mia moschea. Penso che la faremo... Ah, ma sai dove la puoi trovare? La puoi trovare nell'altro villaggio. Appunto, siamo andati a Blackwater a prendere. Ah, comunque questa volta non ti abbiamo fatto pagare la tassa marittima, ma la prossima per trasporti merce e chiedere permesso di passare si paga, eh? Ah, ci paga? Ah, non lo sapevo. Solo in caso che noi, Stato, mandiamo le persone lì, non si paga. Vabbè, non è colpa tua, è stata colpa del tesoriere che si era dimenticato. Quindi te lo facciamo gratis questa volta. Ah, comunque, essendo che là avete la vostra chiesa, per non interferire con la vostra chiesa, decidiamo di farla qua. Che da questa parte... Qua dove? Quasi vicino al mio fabbro. Ah, falla più lontana possibile, per favore. Troppo una cosa addosso all'altra. Vale, hai pagato 10. Ah, oh, no, perché non voglio farla là perché altrimenti. Oh, ah, il cavallo, hai ragione, sì. Il cavallo. Ma lo vado a poi. Io cancer la sella. Ma glielo devo ricordare io? Cioè, non è che mi devo ricordare. Sì, vabbè, però vado a pagare perché devo parlare con lui. Già l'ho preso, vado un attimo a parlare con lui. Okay. Mi sono perso. Comunque tu hai il tatuaggio di Fairy Tail. Ma dov'è la signorina? Dov'è Panzer? Panzer dove sei? Oh, che bello! Perfetto. Col vetro. Eh no, l'attività è quella con cui vendi. Se no, scusami, la gente che c'ha le mucche, che cazzo fa? Loro pagano il... Che è successo? Loro pagano più, sia il ma più che altro ho sempre pagato 25. Ascoltami, Carlo, la gente che c'ha... No, è inutile che parli, capri, ho sempre pagato 25, è inutile che stai ora che devo fare 50. No, non può essere 25, perché tu c'hai Tu che prendi i soldi tutte le volte che vengo qua, che cazzo sono i soldi? No, non prendo io i soldi tutte le volte che vieni qua, perché tu è la prima volta che paghi a me, ok? Innanzitutto, uno, tu c'hai il terreno con le tue api. E quello è un terreno tipo il e costa 15. Sì. Tipo l'allevatore e costa 15. Poi le attività di vendita che costa 25. Sono 40, sì. E poi c'è la casa che costa 10. Sono 50, è normale. Perché ti lamenti, cara, che pago 95 quando pago io? Ah, Panzer. C'è 4 attività, Panzer, è ovvio. Mi lasciate un attimo 30 così andiamo poi. Vabbè, Panzer, intanto ti pago il cavallo. Quindi te mi devi pagare 50. È una cosa, comunque volevo parlarti dei 3 nuovi arrivati per il nuovo villaggio, poi ti faccio sapere. Appena è finito, scendi giù e ne parliamo, okay? 30. Quanto ti fai dare? 30. Comunque è tantissimo, però. È così, è come tutti. Anch'io spendo. Anch'io spendo. Solo nati mi costa 60 nati, porco Dio. Anch'io caso pago 25 più 10, 35. Vale. È normale, è lì 10. Mi hai dato solo i cavalli. Solo i cavalli. Ah, è vero, quelli dello Stato. Aspetta, provieni un attimo qua. Allora, stavo pensando, essendo che economicamente. Volevamo sia popolare il villaggio di là che ci servono i minatori, che lì è strapieno di materiali. Che ne dici se quei 3 nuovi vanno a vivere lì? Ecco, iniziano a costruire loro quel villaggio. Ma stanno sempre da soli. Ecco. No, non stanno da soli, perché nati mo inizia ad andare lì, i cacciatori iniziano ad andare lì, i fabbri devono andare lì. No, sì, vuoi farlo. Poi ne parliamo con loro. Intanto ci siete? Ti pago... Aspetta, pago un attimo i cavalli del comune a Panzer e Ben. Abbiamo preso il prezzo e schiaccio. Dall'altra parte i prezzi quelli, ma non mi sta comprando nessuno. E io dal mercante l'ho pagato la metà di quello. L'ho pagato la metà e devo guadagnarci qualcosa. Vado a posare, arrivo e facciamo tutto. Vai. Io sono 3 sessioni che non prendo niente dall'attività, eppure la pago. Ah, ok. Fai prima, aiuti, no, scusa. No. Salve cittadini, salve. Sì, siete pronti? Non so che fare, non so che sta mangiando.
Chi è che manca? Siete pronti? No, manca gente. Siete pronti, carichi? Vado a chiamare Ciubecca. Salve città di concittadini, grandi concittadini. Che... Aspettate ragazzi, devo mettere la canzone giusta un attimo solo. Per me, per me, psicologicamente per me. A meno era. Ovviamente, se metto la canzone giusta. Ci siete ragazzi, tutti? Aspetta, no, c'è un altro. Ok. Ci siete tutti? Sì. Bene ragazzi, come vedete lì è sorta una cosa importante. Vedete quella struttura lì giù ragazzi? È stato fatto il rework delle religioni. Adesso le religioni sono fondamentali per le nostre terre, per i regni e per la comunità. Intanto ragazzi, venite con me. Come ben sapete, dopo la crisi dell'attacco del Nether e della minaccia dei Piglin, è risorta la religione più antica del mondo, del nostro mondo, dell'antico Dio. E oggi si ristabilisce l'ordine, l'ordine della nostra fede. L'antico Dio è risorto, ragazzi. Potete entrare nella nostra città, nella nostra chiesa. Dobbiamo sedere. Potete accomodarvi, ragazzi. Ogni fede, come già abbiamo detto, scusate, prendo un attimo il manuale delle fedi, abbiate pazienza. Come ben sapete, ragazzi, oggi sono state fondate anche delle nuove religioni e ci saranno future religioni in questo server. Come funziona? Vi spiego un po' come funziona, senza che andate a leggere il foglio. Spiego un po' più velocemente possibile, ragazzi, giustamente perché è una cosa nuova. Sì. Abbiamo reworkato le fedi, appunto come dicevamo, e ogni fede ha una descrizione e una caratteristica sua. Ogni fede ha 5 riforme e 2 bonus religione stato, tranne quella laica che ne ha solo uno come bonus. Attualmente le religioni hanno 5 riforme. Queste 5 riforme si attivano in base a quanti credenti sono attivi o presenti per la fede. Sì. Ad esempio, per fare un esempio, la fede dell'antico Dio, tutti i credenti di questa fede non pagano le tasse della propria casa. Se questa religione raggiunge 10 fedeli, praticamente chi segue questa religione non paga. Ma che cazzo state facendo? Cazzo, no, basta, porco Giuda. Che cazzo mi ha chiuso qui di Madonna? No, raga, no! Perché stiamo prendendo la squadra che avevo messo? Sto prendendo. Vabbè, ok, a parte questi piccoli inconvenienti. Ok, scusatemi. E state un po' fermi, ragazzi, porco Dio. C'è un attimo di serietà. Togliete. Ok. Ya, yeah, dobbiamo sempre. No, no, no. Metti. Questi qua. Un attimo, se vi togliete dalle palle, li metto. Porco Dio. No. Ma non è quello, è il blocco dei tende. Vabbè. Aspettate un attimo. Non c'è tutto che fare. Dai, è creatura te ne mando a serve. Allora. Che stavo dicendo? Che stavo dicendo, scusatemi, ogni fede ha dei bonus, eccetera, eccetera. Ovviamente. Sì, questo non ci paga la tassa. Ad esempio, sì, è uno degli esempi che vale per tutti i credenti di quella fede, ok? Quindi se raggiungiamo 10 fedeli, quei 10 fedeli hanno questo bonus, non tutti. Poi, infatti, nel documento vostro privato verrà scritto appunto anche la fede che seguirete, ok? Quindi nessuno può sbagliare. Se cambiate fede potete comunicarlo sempre al tesoriere, al comune per il cambio religione, per facilitare il lavoro a lui ovviamente. Detto questo, per quanto riguarda, ci sono dei bonus anche specifici per dei ruoli. Ad esempio, l'antico dio ha dei bonus su chi produce cibo, non paga le tasse sugli allevamenti o terreni di coltivazione. Quindi vuol dire chi produce animali, chi produce pesce, chi produce cibo per contadini, letteralmente non paga più tasse.
Però per sbloccare quel livello, che è il livello più forte, c'è bisogno di 20 credenti. E non è facile arrivare, ok? Perché ovviamente c'è la fede laica, che la fede laica, intendiamo, ovviamente non ha credenze, e ha dei suoi bonus. Ad esempio, per farvelo capire in questo caso, gli ateo, chi lavora con il legno, ad esempio il falegname e il boscaiolo, è la prima fase, che ci vogliono solo 3 credenti, pagano 10 dirami in meno sulle proprie attività. Quindi capite che ogni categoria, ogni fede ha dei bonus sia dedicati per tutti i fedeli, sia dedicati per dei specifici ruoli. Ok? Questa è la piccola presentazione che volevamo farvi sulle religioni e su come funzionano. Va bene, ragazzi? Perfetto. Okay. Ora adesso, pensavate che era finito tutto. Questa era solo la presentazione, appunto, del nuovo rework delle fedi. E questo è un piccolo evento di presentazione. Ma adesso è il momento di continuare qualcosa che tutti stavano aspettando da tempo. Allora, ragazzi, passo la voce al capo fede dell'addio antico a parlare qui, e finalmente, grazie a lui, abbiamo trovato dei testi che parlano appunto dei piglin e del nether. Abbiamo cercato informazioni da tempo. Signor vescovato John Pizza, a lei la voce. Allora, buonasera. Dopo innumerevoli ricerche fatte nella biblioteca antica di questa chiesa, siamo riusciti a tradurre antichi libri che parlano dell'altro mondo che abbiamo scoperto. E qui davanti, male. Sì. E quindi il mondo del Nether. Siamo riusciti a tradurre alcuni libri dove ci spiegano chi sono i piglin, quindi i nemici dell'antico dio, e come contrastarli. E inoltre, visto che sono dei nemici della nostra religione, è stata fondata un'arena per combatterli, che tra poco ci dirigeremo a vedere. Ma ci sarà la battaglia o è solo la visita dell'arena? No, 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 aspetta, aspetta. Vai, continua. Lui ha solo accennato un po' di quello che abbiamo scoperto, praticamente la scoperta. Grazie agli antichi testi che ha trovato il nostro caro vescovo, Gian Pizza, che diventerà il capo della fede antico dio. Cosa abbiamo scoperto, ragazzi? Abbiamo scoperto di un'arena antica, decaduta. Ora siamo perfettamente, non conosciamo le coordinate precise, ma abbiamo delle informazioni che c'è questa arena che usavano i nostri antenati per combattere i piglin. Non abbiamo ben capito a cosa funziona, ma sicuramente a breve lo scopriremo. Penso sicuramente scopriremo tante cose interessanti, vero signor vescovo? Dai suoi libri antichi. Beh, in realtà le coordinate sono state trovate, siamo riusciti a trovare queste antiche rovine. Ma lo senti anche tu? Ma che ca... aspetta. Ma che cazzo? No, sono stato io a scorreggiata. Sicuro? Sì, sì. Sicuro? Voi sentite i motorini? Eh? Sorino. Vabbè, giustamente. Ma... che è successo? Ma che è successo? Le visioni... mi sa che è liquida. Ci diciamo... Ben, sei tu? Signor Doge, è tutto serio. Perché sei diventato di fuoco, Ben? Ah? Che cazzo? Mi sa che si è fatto qualche striscio. Oh no. Aiuto! Doge si è fatto la striscia, mi sa. Signor Doge è tutto a posto. Oddio, sta scendendo. Ma è stato posseduto. Oddio. È stato posseduto. Oddio, guardatelo. Scalda questo corpo. Scalda questo corpo. Qualcuno ve lo aiuti. Posso sparare? Togliete. Io me ne andrei prima che ci dai. Quante menzogne che dici, signor Felipe? Tu saresti il vescovo? Sì, lo sono. Tu saresti il vescovo? Perché continuate a mentire al popolo di Osiris, ai vostri esseri, a voi chiamati umani? L'arena è stata costruita per i combattimenti? Sei molto sicuro di queste ricerche, signor Felipe? Non la
ascoltato, vuole solo confondere questo essere ignominioso. Signor Felipe, lei crede di essere davvero un vescovo? Lo sono. Ah sì? Sì. Allora perché non raccontiamo la vera storia dell'arena? No, che vera storia. Lo sapevate cosa è successo veramente all'arena? Come funzionava? L'arena. Un secondo fa non sapevo neanche che esistesse l'arena. L'arena, sai a cosa serve? Serviva per torturare i piglin. Voi giocavate con i piglin, li torturavate, li uccidevate, li massacravate. Con cattiveria, con crudeltà. Li chiamavate gladiatori. E sai cosa succederà adesso? Che oggi diventerete tutti voi gladiatori. Fanno un sacco di palle. Ma non penso che succederà mai questa cosa. Seguitelo. Io me ne seguitelo, seguitelo, prendetelo. E lei? Signor Demone? Venite, siete curiosi, vero? Signor Demone. Siete curiosi? Allora seguitemi. Aspetti che ci sono dei caduti. Aspettate. Aiuto. Oh no, sta volando. Ciao Mara, sei tu? Oh! Siete pronti a venire nell'inferno? Nell'oscurità? Sì! Vado a prendere l'armatura, aspetta. No, no, è troppo tardi. Che raga, tutti... Ecco! Ma? Questa struttura ve l'ho creata io di proposito. Questa era una classica arena dei vostri antenati. Grande arena dell'antico... Oh, cosa c'è qui? Una testa di un piglin? Ah, porco! Mamma mia! Non entrate tutti! Può essere pericoloso, state attenti! Attaccateli, piglin! Osle, oh, aiuto! Allora, siete pronti per sapere la verità? La verità è che questa arena veniva usata per uccidere piglin. Gli davate, sai cosa? Un'accetta delle armi scadenti. Tutto facevate voi. A quei poveri esseri. Voi armature. La divertivate lì sopra a ridere, a divertirvi e ucciderli. Ma sai cosa succederà adesso, veramente? Volete sapere? Venite tutti qui. Torturiamo ancora. Venite tutti qui. Ci torturiamo come sempre. Perché avete paura? Perché non siete tutti qui? Siete spaventati? No. Allora venite tutti al centro e vedremo se ancora non siete spaventati. Stupenda. Ma io come li combatto? A mani nude. Esca fuori. Dove è l'uscita? Venga. Qua sto saltando. Signorina, stia dietro di me, signorina. È ora che il divertimento abbia inizio. Oh, magari io vai. Oh, finalmente indietro. Ma cos'è sta roba? Dai. Indietro. Bruciano. Voi ora non potete uscire! Ma che cazzo è? Dove siamo nel Colosseo qua? Lo faccio uscire. Aiù! Sono morti. Oh no! La signorina morta. Qualcosa nel suo posto. Oh! Dovete combattere fino alla fine. Ma perché? No,
detto questa non c'ho ancora gli stelli. No, ho la maschera a posto. Allora, troppi, un po' troppi. Via, via, via. Se no, ma dobbiamo ucciderli. Aiuto. Non funziona. Vabbè, almeno non ho passo di qua. Ma queste esplosioni. Oh no! Aspetta, aspetta! No! Ah, ok, bene. Poi, dai, fate tutto voi, quindi. Io me la volevo. Ma... Addio. Come hai fatto a sopravvivere? Vieni con questa cosa. Ah. Vedi. Mio fratello sta per morire, aiutatelo! No, l'acqua mi vuole, non so fatto. Sti cosi, sti cosi piccoli, io sono proprio dei cazzo di demoni, vero? Poi bello, ok, andiamo loro. Bello, corri. Madonna, quanti... Quanti cazzo ne sono? No, è morto. Aiuto, a prendere mio fratello, per favore. Chi lo trovi? No! Dovete prendere, scemi! Aspetta! Oh, siamo qua! E guarda, è pure, ecco, vedete sto coso. Ma che cazzo? Oh! Ma palloncini non c'erano. Ci sono altre cose qui, queste sono delle cose, aspetta. Aspetta, vieni qua, ti do le tue, fra. Vieni un attimo. Oh, beaturi. Queste sono tue. Avevo pure l'armatura. Te la sto dando. Ok, la cosa più importante. L'arco, le frecce. Sì. Questo, ho dato tutto. Dov'è Gabri? Ecco, Gabri, tieni le tue. No, mi servirebbero i pantaloncini. Non so dove siano. I pantaloncini sono andati. Tutti i miei stick. Erano un po' troppi figli. Ne erano un bel po', diciamo. Non è che erano tutti sopravvissuti. Oh, non è finita qui. Tutti sopravvissuti, sai cosa succede adesso? Oggi sono un demone buono e farò come avete fatto voi, useremo le vostre usanze. Avete vinto dei premi, li volete? Venite a prendere i vostri premi. Arrivo. Per forza. Allora, andate a prenderli. Ora, voi siete gli unici rimasti, giusto? Fate una cosa, tornate a casa vostra, posate tutti gli oggetti. Combatterete e solo due sopravvissuti vinceranno dei premi. Avete 5 minuti. Senza nulla, dropperò io degli oggetti e dovete raccoglierli. Vai, avete 5 minuti, veloci. Prendete le mie cose. No, Ale, no, le ha prese ora. Eh? Ora. Capito? Ora non le ha prese. Ora non c'è. Sì, ho tutto là. Ah, ma lei è qui, signorina. Signorina, c'ho le sue cose. Pure le mie, tanto. No, le tue sono a terra fuori la cosa. Come non ci sono. Non so, questo avevi, mi pare. Cioè, questo con quello. Sì, ma conviene, se vuoi partecipare all'evento, va a posare tutto a casa e ritorna qui. Che ci sarà la battaglia tra di voi. Ma tanto non ho niente. Dammi a me sta roba, dai, te la mantengo io e dopo te la ridò. Che okay, questa canna non penso che Nati sia contenta di perderla. Anche il funghi
tipo ho raccolto anche... Ho raccolto non so cosa in giro. Le cose. Ecco. Ma queste non so, queste sono di qualcun altro. No, no, sì. Chi è la farina? Chi è che aveva la tanta farina addosso? Sono io, sono io. Ah, è anche queste, spegnendo un fuoco. Yeah. Quello che ho trovato ti sto dando. No, le ciotole di funghi sono di Sven. No, la canna ce l'ho della... No, le ciotole di funghi. Mi devo ritornare a casa. Aspetta, mo ti teleporto, aspetta. Ti teleporto da Turi, così posi. Ma che fai? Lei c'ha ancora l'armatura? Oh no! Dammela a me, dammela a me, dai, senza che torni indietro. Poi ve la do. Purtroppo questo evento si... però sarà disponibile soltanto quando abbiamo... fammi vedere. Aspetta un attimo. Questo evento si sbloccherà solo quando abbiamo 15 fedeli. Ora vi farò vedere come funzionerà l'arena tra di voi. Ci saranno due tipi di arena: combattimento tutti contro tutti e solo due vinceranno i premi. E la cosa che è successo prima: saranno sbloccati dei piglin e dovete sconfiggere un tot di piglin. E gli quelli che sopravvivono vinceranno i premi. Comunque, coglione, devi mettere gli altri piglin. Ho sbagliato. Comunque, fra, devi mettere qua un portone che si chiude quando si attivano le battaglie. Lo so. Si vede la carta? Non so. Siete pronti? Andiamo. Siete tutti? Ci siete? Dacci roba. Ma... Sì, sì, sì. Io lo combattiamo. Dacci roba, dacci roba. Ma è tipo... Pronti? Tutti contro tutti. No, ma tutti contro tutti. Combattiamo con le mani, come tutti contro tutti, ma... No, ma è più bello un duello, no? No, no, tutti contro tutti, perché è per iniziare l'evento, poi la prossima volta sarà diverso. Okay, mannaggia puttana. Pronti? Ma che dobbiamo fare? No, lasciatemi combattere. Aspetta, ma non ci davi tu una roba? È un attimo, sembra un tempo, ci avessi E stai dicendo pronti, stai dicendo. Pronti? Senza via. Pronti? Non sento bene, pronti? Sì. Signor capitano, non ho sentito bene. Aspetta, devo trovare la giusta canzone per i combattimenti. Non ha sentito Pini. Non è stare la Christian Sali. Tifone. Ma non è giusto, loro sono due. Tutti contro tutti. Ah, non si combatte insieme, ragazzi, tutti contro tutti. Sto scherzando. Oh, guarda lui che se ne vuole scappare. Vieni qua. Ma perché loro stanno in fondo? No, dentro. Un ammiraglio, un codardo. Vengo io dentro. Pronti, guerrieri? Che la battaglia abbia inizio. Non potete combattere. Vi diciamo noi quando. Al quarto suono del tamburo potete. Ah, mi sa che ho sbagliato allora. Minchia, m'hanno distrutto. Ma che cazzo? Aspetta, pizza, ti dico io quanto. Ma sto senza armi, senza niente. Prendile. Dove cazzo sta? Sta buttando da sopra. Siete quasi pronti, le ultime cose stanno per arrivare. No, pizza, c'è ancora... Sì, ma spostati un po'. Dai, un attimo, aspetta. Hai capito, muoviti mentre... Un attimo, ora. No, aspetta. Pronti? Le ultime cose stanno a lasciare... Le lancio! Carlo, devi prenderle. Raga, ma ne siamo troppi, che cazzo devo prendere? A me, che facciamo? Pronti? 3! Grazie, ma ci dobbiamo... 2! 1! Ultimo suono! Che la battaglia abbia inizio! Boom! No, bradina, scusa. Io resto qua. Vai, io resto qui in un angolino. Non muovere, sempre. Oddio, andiamo. Ma che state facendo? Ma voi non partecipate? Niente, cosa partecipo? Voglio subito. Momento! Chi è rimasto?
Vincitore, ragazzi! È il grande Yotto! Ah no, ancora la battaglia continua! Ma con la spada? Perché aveva le cose addosso? Oh, ma chi è che è rimasto? Combattete! Oh! Aspetta, aspetta, aspetta! E il vincitore! Panzer! Campione! Puoi ridarmi tutte le armature e gli oggetti. No, non ho fatto niente. Sei un cittone. Per questo ho detto devi chiudere la pizza. Vabbè, io sono morto. Ma non ho capito, ma chi ha vinto? Scusate. Panzer. Panzer. Ah, scusa, ma non è... Vabbè. Panzer stava nascosto. Andiamo i premi che ha vinto oggi Panzer, ragazzi. Vediamo. Munito sopra il culo. Oh, andiamo oggi perso perché Panzer non stava combattendo e si era messo là a camperare. Panzer, vincitore, oggi ha vinto. Ma non erano i due, non erano i due. Sopravvissuto solo uno. Eravamo in due. No, Fran, ma anch'io voglio il premio, cazzo, ci sono tutti quanti. Che bello, l'hai perso, no? Eravamo in due, mi ha ucciso le spalle. Ecco il premio, ragazzi. Aspetta. Il premio del nostro caro amico. Aspettate, manca l'ultima cosa. Dove cazzo? Perché siete coglioni? Ecco qua, spostiamo il signor Panzer da me. Ecco. Pensavo di uccidere. Dov'è andato? È andato. Dov'è? È morto. Di qui. Panzer, ecco i tuoi premi. No, ma ha vinto di tutto. Sa bolle in pentola. Gli erano i miei premi. Solo che quello là si è nascosto. Sono questi i premi? Sì. Ma sei detto che tu hai vinto contro di me perché c'ho tre cuori, c'avevo. Butterò il libro incantato. Il primo che lo prenderà lo vincerà. Non nella lava, non nella lava, un po' più avanti. No, non nella lava. Preso. Oh, grande! Grande! Try to swim! Ah, devo dare degli oggetti a qualcuno, chi era? No. Oddio, no. Maiale! Ah, io, la mia armatura. Dove sei? Ah. Maiale. Ok, che oh, Dani, porca Dani che... Ah, porca... Ammazzate il maiale! Oh, ma è incazzatissimo sto maiale! Ah, penso io. Ah, già, però, ma tutti. No, maiale ha vinto. Oh, possiamo tornare, ragazzi? Oh, pizza, l'ultima cosa manca. Devi liberarmi dal demone. Vabbè, lo facciamo in chiesa. Carlo, che fai, Carlo? Per quel coglione di Daniel, sono 34 livelli. Oh, raga, sto per morire qua. Non pazzo. Non è mica finita no, qui, ragazzi. Non si fa, ragazzi, no. Pensavate che era tutto finito? Oh, ma... oh Cristo. Ma non so. Adesso vediamo se andiamo subito a sto scontro. Stavo senza niente, stavo vabbè. Adesso, cos'è che volevi fare, pizza? Tu eri il vescovo, fammi vedere i tuoi poteri. Aspetta, ho lasciato le mie robe in casa. Aspetta. Dove andiamo noi? In chiesa, distruggere in quella chiesa finta, ok. Ma tu sei ancora in chiesa?
Non mi piacciono i combattimenti, quindi la verità. Sale. Vado da Silvestri. Mostrami i tuoi poteri, vescovo. O prenderò per sempre il tuo doge. A te la scelta. Eric, venga qua. Ma non ho capito che devono venire qua gli altri. Non c'è nessuno. Ma io non la canna da pesca, vale? Lei io... ha un nome? No, Spider-Man. Re degli inferi. Dei degli inferi. Hades. Dio Hades. Degli inferi. Salve Hades. Non c'è nessuno, ormai hanno abbandonato. Sembra presente. Signor Pizza. Facciamo un esorcismo. Ce l'hai un arco? C'è un arco. C'è un arco. No. Te lo do io, porco Dio. No, ma serviva infuocato. L'ho speso. No, vabbè, io lo dico. Io lo dico. Eccoci. Turi potrebbe aver detto cazzo. Però non ah, porco Dio! Mamma mia, c'è proprio cazzo però! Vedi? Niente, ragazzi. Let's cross. Anche sotto. Ah, scusa, volevo un po' di mangiare. No, no, ma signor Preto, ma se mi dici una cosa tua? Scusate. No, vai, vai, l'antico dio è diverso. Oh, oddio. Canna da pesca. Perché l'hai presa tu? Ah, l'ho presa io, l'ho presa io. Ah, ok, ok. Cascamma. Allora, signor dio degli inferi. Dai, mostrami il tuo potere. Il nome dell'antico dio. Dio. Io adesso esorcizzo. Vediamo se lei ha il coraggio di sfidare l'antico dio. Provi a mangiare questa mela. L'humus maxima. Dall'altra parte. Dall'altra, ecco. Questa mela? Mi stai prendendo per il culo? Provi, provi la sfida. Expelliarmus. Se ha il coraggio di mangiare una delle mele sacre. Cos'è questa roba? Cosa hai fatto? Bravo, col fuoco! Sorcizzato! Oh, ma che? La freccia in faccia, ecco. Come una freccia in faccia? Ah, oh, stavo a prendere il povero Pizza. Il povero Felipe. Ma che sta succedendo? Mi salito. Gloria all'antico dio. È tornato. Ma che è successo? Tornato. Stavo parlando poi. È stato posseduto di nuovo. Come posseduto? Sì, lei ha questa cattiva abitudine. Sì, sindaco. Ma come di nuovo? È successo di nuovo. Sì, era già successo. Stavo rischiando di far morire tutti. Io? Ragazzi, e Panzer un colato. Sì. Ma scusate, ragazzi, non sapevo che fossi avessi queste capacità senza volerlo. Non si preoccupi, siamo tutti vivi come. Sono un po' mal di testa adesso, mamma mia. Non è vero. Ho bisogno un po' di riposare, ragazzi. Vada, vada. Vi ricordo, mi raccomando, di... mi raccomando. Vento. Buona moglie e buona sega. Simon. Porca Dio, Jack Dio. Oh, vieni qua. Oh, mamma mia. Vieni. No, ti uccido. Dai, vai. Vai, uccidimi. Ah, cioè non ho nulla da perdere. Se volete fare parte della chiesa dell'antico dio, venite da me. Per ah, vero, c'è l'antica libreria. Ah, non avete visto l'antica libreria? Se volete... Felipe. No, venite a vedere l'antica libreria qui. Aspetta, testa di cazzo, ma ce la fa. A te, dici. Ah, va giù, però. Questa è l'antica libreria. Chiunque diventi...
diventa un nostro credente, avrà accesso a questa libreria. Gratis. Sì. Stai fermo, coglione. Guardando. Ma perché sei coglione? Dani, lasciami. Guardando. Che cazzo c'è? E qua ci sarà. Daniel? Non me ne frega un cazzo, sì. Ah, ma questo è il secondo piano, quindi casa mia sarà altissima. Ah, mi ero dimenticato di andare in modalità game. Madonna mia, mi sono distrutto la gola. No, io ne ho già tanto, capisco dove sono. Madonna mia, un bruciore alla gola per fare quella cazzo di voce, mai più. Fino a mezzanotte e mezza, anche a l'una. Sì, sì, da oggi il server sarà sempre più attivo. Non lavoro più. Ah, sì, sì. Perché forse entro a lavorare con la Telecom. Anche se vado a lavorare con la Telecom, comunque vado al lavoro alle 8 e mezza, 9. Quindi posso stare fino a tardi. Ma, un attimo solo, prendo un po' di acqua che veramente mi sono distrutto la gola. Mamma mia. Fare l'indemoniato non è così facile. Sì. È già tanto che sono fuori dal mio quartiere. Sì, dal mio quartiere, è sempre Google Maps. Allora, eccomi. Cosa ne pensi della religione, del nuovo evento religioso? È un po' caotico quella roba lì dell'arena. Però magari è perché... No, no, ma non sarà così. Sarà uno più uno. Ah, ok. Non lo so, boh, Io non penso al momento. Vabbè, quello è un altro discorso. Siamo svantaggiati. Oh, paga le tasse, azzo. Io come leggere, non ho molte guadagna. Allora, intanto devo andare in un player nel server e mettere pizza che credo è antico a dire. Momentaneamente non mi serve. Ciao Stellina, guarderà. Oddio, non caduta. Signor Doge deve dire al signor Baby Ale che non rubare. Ti piace? Ti fa stile giapponese. Ho scritto un'altra cosa più interessante. Lo so, ma c'è quello che ruba da zucchero, fa le cose. Tu vuoi le cibo? Tetto, vai. Fatti in culo, muori. Beh, ragazzi, tu. Io vado, buonanotte. Già vai a dormire? Buonanotte. Sì, fra, sono stanco, oggi sono stato prestissimo. Vabbè. Buonanotte. Buonanotte. Comunque è stato un bel evento, dai. E più che altro ci sono delle scimmie qui, purtroppo, che fanno casino. Sì, sì, questo lo so. Purtroppo. Questo è l'anticipo di oggi, è tutto quello che ho venduto oggi. Poi il resto te lo do appena posso. No, ma per dire... sì, oggi non ho venduto adesso, prima era venuto qualcuno a comprare. Ti ho dato la vendita di oggi, cioè io oggi non ho guadagnato niente. Se riesco a dire qualcosa in più. Ma mi ha fatto modificare tutti i prezzi, Ivan. Prima vendevo i pesci a 5,5, adesso ne vendo a mezzo stacca alla volta, quindi 32 alla volta. Aspetta che non ricordo i prezzi. Oh, i libri sono scesi così tanto. Dove vado? Quelli cotti e quelli crudi. Lo so, pizza, infatti poi questo me la vedo io dopo il server.
no, beh, in totale... Oh, roba ce l'ho. Li ho conservati perché ho venduto delle armi e dei libri. Servono i libri. Non guadagno niente. Posso fare altre librerie. E adesso Stella che lavora per me. Ma io in generale oggi di profitto non ho niente. Oggi ho solo per... Ah, non lo so, qualche stack di rame, ma io ho fatto che condivido i soldi col sindaco, quindi... Sì. Cioè, più che altro, quando facciamo gli eventi, se non ti interessa non venire proprio. A voglia, ci puoi comprare quello. Fa abbastanza male, dai. Ma culo. Vai, vai. E forse perché hai... Oh, ho sbagliato. Ho fatto tre sta... Ciao. Acquisti, acquisti, sindaco. Signor Doggi, io vado per oggi. Sì, va bene, Ciro. Buonanotte. Ciao. Ciao ragazzi. Buonanotte a signor Alexio Pisalexio. Oggi. Mi dica. Dove comunque stiamo per professare un'altra legione. Tra poco si verrà la costruzione della moschea. E ve lo chiedete se potevamo prendere un territorio 30x30. Quando? 30x30 per una, creare una moschea. Devi andare dal tesoriere. Ah, guarda dal tesoriere. Dogge. Mi dica. Vuole che le espanda ancora la mappa? Ma attualmente forse è meglio che ti fermi più per domenica, perché domenica iniziamo noi, i primi abitanti del nuovo villaggio. Non so se ha notato, ho aggiornato la mappa e adesso si vede anche la chiesa. Oh, sì? Ah, è vero, tu poi ovviamente... Presto, veloce, veloce, do dire. Aspetta, prima devo fare a lui. Porca troia. Ah, sì, bello. Sei tu il tuo... E toglie la mappa e la rimette. Allora. Giusto, sì, giusto, lo so. Però sì, vabbè, così è molto più bello. Devo segnare, quindi. Beh, perché possiamo sempre aggiornarla alla fine. Terreno. Intanto... è la tua casa privata? Aspetta un attimo che devo fare delle cose. Faccio l'attività, ma tengo. Oh, hai trovato i cavalli? Casa privata. Trovati tre. Minchia, ottimo. Qualcuno li vuole acquistare a prezzo speciale? Già abbiamo due cavalli noi comune. Ho capito, ma questo guarda il cavallo. Questo qua è che questo è bello potenza, tanto sa. È un logo, già inizia a fare quanto come salto. Quanta cosa? Lui. Secondo te quanto costa un cavallo? Io c'ho 8 per me, dovevo vendermi sta. Panzer, vuoi le perle d'Ender? E che faccio? E che ne so, a che servono? Le devo vendere. Devo parlare un attimo con gli 8. Ma dove sono i fratelli arabi? Dodge, mi serve un acquirente. Ho capito, ma dove stanno i fratelli arabi? Ah, eccolo. Ciao, signor Christian. Signor Christian? Ehi. Dov'è suo fratello? Non lo so. No. Ah, beh, parlo con te. Io devo vendere ancora dei minerali. Vi servono minerali? No. Siete pieni, ok. Ricordatevi che il comune me li vende a prezzo speciale. Non vi fa pagare un casino. Abbiamo ancora altri diamanti da smaltire. Aspetti, se comunque c'è mio fratello, mi sembra
Eccolo. Ah, sta qua. Ti servono materiali ancora, minerali a prezzo speciale? Che sono quasi finiti. No, purtroppo, perché abbiamo pochi soldi per andare a prenderci il terreno 30x30. Ma tu ancora sta a chiesa, devi fare subito e parti subito a chiesa. Ovvio, perché altrimenti Buna non ci tratterà bene. Buna ci sta dicendo di costruire la chiesa. Ma chi è quell'uomo lì? Quello là ha rubato la nostra proprietà per la moschea, non per dire. Là volevamo fare la moschea. La moschea lì? Che è piccolo lì per te. Se fai 30x30. Ah, sai contare? Ma volevo spianare tutto. Ma si andava. Però poi ho deciso di farla qua. Era tra shot o non so se ci arrivo qua, però. Voglio. Arriva qua la moschea. Arriva tipo. No, qua no, per favore, non farla azzeccata le strutture. Ma è qua, è vicino al fuoco. Ma non vedi la chiesa nostra come è perfetta perché è separata da tutto. Allora poi la faccio tipo qua, dici? E che sono una zona meno fastidiosa. È qua. Spiano tutta questa parte. No, sono un po' lontana. Grazie, lui li fa bene. Roach, aspetta. Ma il pietrisca 1. Pietrisca è normale, sì. Intanto il pietrisca lo fai subito. Ok, però. 1 mi sembra poco. 64. Ma poi li aggiusta i prezzi. Aspetta, ora stavo iniziando a farmi cose. Ha pagato il ferro a 5 e una rapina. No, perché non la sto trovando il ferro. Poi si sistema i vedi. Allora, ho detto quello qua e si è messo l'apicoltura. Boh, vabbè, comunque niente, a posto. Vabbè, ma comunque penso, a livello di minerali è un po' sceso l'acquisto. Sì, ma allora qua sta la picciola. La zona qua non si può togliere, vero? Ce la possiamo spostarla da qualche parte. No. Era bella qua di grande c'è la moschea. Ma tu prima devi fondare la fede e poi la moschea. Non è che fai prima la moschea e poi la fede. Devi prima convincere persone. Siamo in 3. Io, il minatore e il mio fratello. E forse si unisce anche la nuova. La strega. Che come si chiama? Cosa? Dove cazzo è andato? Ah, devi la strega, intende? No, fatto. Ti ho messo nuovo fedele. Avete sbloccato il primo bonus di fede. Che funzionerà da domenica. Va bene. Avete come primo bonus ogni domenica si greve 10 pezzi di carne. Voi siete in 2. Vabbè, ora combatto mia moglie, aspetta. Vabbè. Uè, che lavorone. Devo scorteciarli tutti per fare tutti i cartelli, quelli nuovi per la sua casa. Ah, giusto. Nati, ti devi convertire alla mia fede. E io ho bisogno di soldi. Fai soldi se ti convertono. Come faccio a pagare il cielo? Se ho delle 20 di rame l'ho dato a lei. Ma hai la cassa piena di soldi. Vabbè, comunque senti un attimo, ti converti, va bene, perfetto. Ma quale cosa? Alla mia fede. Cioè? All'antico Dio. E non puoi dire no, se mia moglie deve fare come dico io. Perfetto. Visto? Abbiamo fatto. No, aspetta, che cosa? Qual è? La nostra fede ci dà del bonus. E che come mi devo comportare? Ah? Come mi devo comportare? No, niente, devi essere sei fedele alla fede. Non ci sono regole tipo che non devo fare qualcosa? No. Che regole ci devono essere? Adesso posso convertire Gabriel perché ci sono... No, Panzer. Oh, Asdrubale. Dio qualcuno. Penso che sia il momento di convertirti all'antico Dio, visto che abbiamo già sbloccato il primo punto. Va bene, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo No, non c'è bisogno di fare nulla di che. Dobbiamo semplicemente rimodificare tutti i documenti singoli. No, ho capito.
Cosa hai capito? Guarda quanto è bello. Ma mica hai sentito? No, credo se era un rutto. Vabbè. Ben, voglio farti vedere una cosa, vieni, ho un cavallo, oh no, io ho un cavallo apposta per te, vieni. Ma ce l'ha lui il cavallo, un altro cavallo? Cioè. Vabbè, ma quello d'ossa, gliene ho preso, Ben, fidati di me, vieni. Ti truffa, ma sicuro? Scorta. No, no, veramente. Ah, già che ride. No, me li fa quasi di 12. Vieni, va. Cosa? Ciao tesoriere. Ciao. Sei pronto a modificare tutti i documenti? Che? Dobbiamo mettere la fede di ogni singola persona. Ma perché? C'è gente che si è già convertita. Sì. Allora, passiamo da Chubic, ma non c'è, dobbiamo sempre modificare e scrivere licenza da costruttore. Ma perché non hai fatto? Aspetta, faccio io. Guarda. Documenti. Chubacca, scriviamo fede. Dobbiamo scrivere tutti fede e mettere quello che è. Allora. Ma non so, è tipo Nitros che fede. Aspetta, Samiki è fede. Antico dio entrambi, quindi. Chiamo una volta. Ah, intanto modifica il tuo stesso. Nitros non ha nessuna fede, quindi ateo. E io per il momento. Ah, devo mettere anche ateo, ok. Eh sì, fede. Ateo. Eh sì, perché poi dobbiamo fare i conteggi. Yotto. Quella di Yotto c'è il nome strano. Allora. Cibo? Non ho idea. Ateo. Ma cazzo si schia mostra religione? Oh, Daniela, la religione è più storta. Solo lui poteva farlo. Spero che funzioni copia e incolla su Minecraft. Trasso? Ateo. Vabbè, non c'è nemmeno. Dimmi. Gabri hai fatto tu, Shib hai fatto tu. Sì, ragazzi. Sora sta facendo tu. Ben lo faccio io. Che attualmente è ancora ateo. Panza è preso di ateo pure lui. No, è antico dio. Allora andiamo a cercare. È normale, c'è un bonus sull'eliminatore. Mica scemo. Pizza, antico dio. No, mi serve non è più l'anno. Io purtroppo non ho bonus nessuno. Sì, tempo è nulla. Loro vabbè sono nate tutte e due. Al momento è inutile. Ma Krayvit c'è ancora il documento? Questo non è. È vuoto. Sì. Ah, ma lei piace. Beh, lo cancello io. Krayvit non c'è più da una vita. Ah, ok. Ok. Sì, ateo lei per ora. Vale. Già vincio l'ateo, scrivo io. Dimmi. Abbiamo bisogno di un cacciatore. Chi è il cacciatore online adesso? Perché cosa vi serve? È per Stella. Cosa serve? Mi hanno chiesto, mi hanno detto se voglio le cose di vetro di chiedere a un cacciatore. Le cose di vetro? Le ampolle? Gli occhi di ragno. Ah, sì, c'ho nei negozi. C'ho nei negozi, dovrebbe esserci già la roba. Allora, questi quattro falli tu sono tutti e quattro ateo. Bebiale, ateo. Il resto faccio io. Cos'è che è? Sì, falli tu così io faccio. Ok, il resto. Devo cercare. Dai, tu lo sai dove sono i negozi, vero? No. Come no? Vivo in questo villaggio da 10 anni, non so dove sono. Questo è vuoto. Wolverine. Signorale, lei sa dove è il cacciatore? Cioè il negozio del cacciatore? Meno male che non sono 100 player. Ma sai che bello farlo a 100 player? Cioè, no, il boss Kaiolo. E niente, ce l'ha Ciubecca. Ok, l'abbiamo fatto. Ma cosa deve fare con lei?
Avevo solo mano. Hai messo il peggio a te. Sì, sì, tutti quanti. Solo Ciubecca posso. Ma quindi chi sono? Due di Antico Dio e tutti gli altri api? No, allora. Tre sono Shirkana. Sirkarana. Uno, due, tre. E tre, aspetta. Quattro sono invece Dio Antico Dio. È il momento di convertirsi. Ma chi sono quelli dell'Antico Dio? Scusa. Io, Samiki. Pizza, vabbè, perché è vescovo anche. E Panzer. Sì, ma ti ripeto, io al momento non ho. Vabbè, perché non ci sono rune. Ma come, ne sono salvo, sono ragazzi del cacciatore. Beh, in realtà Antico Dio ti conviene solo perché così convinci tu i minatori. Hai visto la mia casa, ti piace? Ah, è questo? Sì. Va bene. Ma dimmi. Nessuno sa dove stanno le cose. Ma no, vieni con me, Stella, vai. Porta Stella con me. Allora, Stella, lei è ancora single? Sì. Va bene. Ah, qui ci sono tutti maschiacci strani. Però io sono musulmano, se lei vuole, io due mogli le posso avere. Ciao ragazzi, mi state divertendo con i cavalli, vieni. Ho comprato un nuovo cavallo, le piace? Oh, quanti soldi hai che ti compri tutti questi cavalli? Allora, prima di tutto questo è un cacciatore anche. Quindi qua dovresti poter trovarle. Felipe, non c'ho un cazzo che ti serve. Andiamo dall'altra. Lui ce li ha. Ah, ecco. Ah no, l'ha finita per te. Poi c'è gli occhi del ragno, mi sono poco. Vabbè, comunque lui vende tutte le cose alla maggior parte dei mostri. Ma sarebbe un casino che non viene. Lo so, sarà problemi. Doveva venire stasera ma non è riuscito. Per le ampolle si ricorda che si comprano qui. Vabbè. Dove è il negozio quello del Nether? Volevo vedere se c'è le... Ah, del Nether di qua. Le verrughe. Venghi, venghi. Dovrebbero avercele. Ora chiedo al signor tesoriere. Che lui è il mercante del Nether. Non credo ci sia. In giro. Allora. Ci sono le verruche del Nether. Ah, ok. Un po' costosine. Però, cioè. Ah, sì. Mi sembra un po' costoso. Dov'è tesoriere? Magari ti accordi con loro con i prezzi poi. Sì. Ma se sapessi. Tesoriere, dove sei? Ma se per esempio voglio coltivarle non posso? Per coltivarle dovresti chiedere al contadino se le coltiva. Così le compri direttamente da lui. Solo che il contadino aspe non c'è. Però se vuoi scrivergli ti avviso intanto. Contadino, contadino. Dov'è Alexio? Alexio. Mi dicono se da domenica puoi coltivare la verba. Io ho scritto in caso, appena mi dirà, mi risponde, ti dico. Boh, comunque va bene. Ma io sento uno zombie. Sì, sarà qua sotto, rompi i coglioni. Vuoi vedere una cosa? Vieni con me, vieni. Dica. Vedere una cosa interessante. No, sì. Sì. Ah, non l'hai mai vista? Hai.
Io ho un problema. Guarda, con le porte. Guarda la dentro. Pare. Dove? Vai, entra. No, perché come fa? Arrivederci. No! No, basta. Ok, ho un problema con le porte. Un po' tutte abbiamo un problema con le porte. Oh, e che cacchio. No. Oh. Ti immagino queste porte tutto il tempo. Ora capisci perché nessuno va in prigione. Perché immagina sentire quello suono tutto il tempo. Beh, ce li ho un sacco. Cioè, li sto prendendo un po' di materiali da ogni lavoro. Però ora di fare un grattacielo non so. La 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 la. Salve. Ciao. Ho visto un po' i prezzi. Sì, troppo alti. Ah, alcuni, per esempio la pietra vendi veramente bassissimo, non conviene azzarla un po', non ci guadagni niente. E in più... scavare. Ah, vabbè, però il ferro è un po' costosino, eh. Devo abbassarlo, a due? Eh sì, il minimo che, il massimo che l'hanno venduto fino adesso è praticamente due al pezzo, quando c'è stato okay. Il boom. Perché se no non te lo compra nessuno, se non è da detto questo. Anche il carbone fai conto uno stack lo vendono all'incirca sui 20. 1 a 3. Spero ti passi in caso domani, se sì. Non riesci a pagare le tasse. In caso ti faccio sapere un po' com'è l'economia. Vabbè. Ok, grazie. Prego. Molto gentile. Ah, scusami, era un test. Io sto staccando. Ok. Quindi il pesce che hai mettilo. No, ti dico che non li inventare, non lo lasciare nella cassa che tutti la possono aprire. Poi in caso domani lo metti. Come? Cioè, domani. Andiamo a vedere. Questo allora. Vuol dire che è un po' più di lavoro. Quindi sì, vuol dire che. Poi me lo dici che allora. Ti do altro ramo. Ci vorranno più soldi per spianare. Da qua. A domenica. Cioè. Fino là. Fino là, okay. E poi laggiù in fondo che si chiude. Buonanotte. Cioè tu vuoi costruire una cosa così gigantesca, vedi costerà quanto un organo. Ma scusa, non vuoi più fare la moschea quella del video? È 28x28 quella. Ciao signor Gilberto. Salve. Ah signor Gilberto, venga con me. Allora, c'era una signorina che deve comprare, aspetta, lascio con lei correre. Prolungato di una, perché così... Mi serve della roba del Nether. Bene. Aspetta. Però... Ora andiamo da lei. Non sono molto... fornito. Oh, che sta? Purtroppo Panzer non va mai lavorare, e il cibo non c'è mai. Signorina? Venga, venga. L'ho trovato, signor Gilberto. Ah, signor Gilberto, lei è la signorina che ha bisogno delle verruche del Nether, ecco. Qua qualcuno ne ho. Ne sì. Se volete dico praticamente quanti? 14. Sì, però lei dice che sei un ladro. Un ladro io dal signor esploratore li compro 5 qualcosa. Ah, ok. Guadagnare. Allora il signor esploratore è un ladro. Ho 5. Vabbè, comunque questo ora è il pezzo. Ora 4 ora c'ho 4 o 5 me la qualcosa devo pure guadagnare. Questi sono i prezzi allora signorina sulle verruche.
Sì, vabbè, appena tanto ancora non posso farle. Ok, a posto. Boh, a posto, io andrei un attimo dal signor Ben. A sbirro. Oh, qui non c'è un caso da fare comunque. Cosa? Che è successo? Mi sto annoiando, non c'è niente da fare. Ma che devi fare? Non riesco niente. Cioè, che cazzo devo difendere qua? Vabbè. Ah, vabbè. Perché mo' si sta facendo buio. Comunque. Bruciore la gola. Alla fine comprate il cavallo da strubbale. Io ho comprato quello là bianco. Panzer, mi vai a prendere qualcosa dal Nether o devo pregarti in ginocchio? No, è tardi. Ah, vendere i cavalli, Panzer, sta bene. Oltre al blaze che ti serve. Blaze, poi mi puoi prendere altre derrute. Va bene, arrivederci, buonanotte, a venerdì prossimo. Ah, va bene, buonanotte. Quindi ancora non è completata? Almeno quello. Anche il secondo piano. Solo il primo piano, dovevo fare il secondo. Però almeno il primo piano ce l'avete ed è coperto. Ah, finalmente, grazie signorina. Poi la paghiamo appena finito il lavoro. E esatto. Mi dice quanto viene. Va bene? Buonanotte. Tanto metto qualche torcia, che cosa. Ma mai rimasterei come costruttrice, povera. Intanto si fa pagare bene, eh? Lei sta a pescare tutto il giorno. Ma ti ha pagato, signorina? Poco. Ha detto poco, che truffatrice. Stai attenta, quella sua amica è sempre così. Ma sempre dice, la crisi dell'azienda è in crisi. L'ultima volta pagare 32, oggi 29. Ti guarda come diminuiscono gli stipendi. A me fa piacere aiutarla. E oggi però non ho guadagnato, anzi ho perso. Ho perso 60, quant'è che pago di tasse io? Vabbè, ma le tasse le paghi tutte col mio stipendio. Ah, vabbè, a me. Oh, buttalo. E fatto giallo. Ma tu non hai visto le costruzioni nuove? Andiamo al nuovo villaggio, te lo faccio vedere, dai. Non ci sei andato proprio. Guarda come sta venendo secondo me. Vieni, ti faccio vedere. Gilberto, vieni anche tu. Facciamo vedere a Ben il nuovo villaggio. Intanto che siamo qua, tranquilli ora. No, io sto facendo le compere. Ok, va bene, andiamo allora, vieni. Andiamo là, ragazzi. Ti faccio vedere, giusto per farti vedere, visto che non abbiamo nulla da fare, però. Ah, più che altro, vabbè, è stato bello l'evento comunque. Hai visto? Sta interessante. Sì. Ora ci sono le nuove fedi, ma adesso continuiamo la storia del Nether, cioè praticamente faremo proprio la storia. Questa sì, è un po' è più interessata la storia. Sali, sali. Diciamo. Oh, cazzo fai, mi spari addosso. Che cazzo è successo? Se Jen ha sparato. Ora, per ora, in fabbrica. Sì, vabbè, ti faccio vedere il nuovo villaggio perché ancora non l'hai visto, quindi. Ah, più 4, a che punto sta il villaggio? Cioè, sta molto indietro ancora, no? No, abbiamo fatto, ti faccio vedere un po' le cose iniziali che abbiamo fatto. I pirati, aspetta. No, ma i pirati stanno... Abbiamo da preci? Da, come mi avevano detto, per ora devono costruire un sacco di cose, ma è giusto, anche loro hanno tante cose da fare. Scappa. Vabbè, comunque il villaggio, tutte le volte che vado, cioè che provo ad andare nel villaggio mi perdo sempre. Ma dove cazzo, cioè, come cazzo si fa ad andare di qua? Ok. No, ma è sempre dritto la strada. Ad accedere com'è bellino, no, come sta. Vedo che vai tipo stolto, vai così. Comunque l'altra volta, quando sono passato per qua, stava un portale del Nether qui sotto. Sì, ma sono, è normale, sono sparsi per tutto il mondo. Ho un baule tipo... Ho preso una spada d'oro per 5, cioè più 5 e altra roba comunque. Mi sono perso in mare, mi sono messo a cercare un po', Comunque sta avvenendo un ottimo lavoro, sta prendendo comunque.
ci stiamo espandendo, queste cose così. Sì, sì, è normale. Ma più che altro ne siamo, cioè, quando ne siamo, tipo? In totale. Vabbè, no, siamo... Andarono come? Sì, 29, ma dopo la settimana prossima vengono 9 persone. Aspettate, fammi qua. Oh no. Pensavo che era il portale del Nether, non niente. Che cazzo, pirata? Ma perché pirata? Ma quali pirata? Che c'è dei pirati? Ma non ho capito. Cioè, a parte che non c'è nessuno dei pirati, po. Ah no, aspetta, Marco. Fra mi sa che sta facendo una battaglia, mi sa. Gabri sta morendo, no, aspetta. Che sta attaccando ora che noi che non ci siamo. Bellissima sta cosa. Vabbè, si sono un po' annoiati secondo me per questo stanno attaccando. Devono pur fare qualcosa, no? Vabbè, dimmi se stanno attaccando, possiamo anche tornare. Guarda, abbiamo fatto questo, guarda che bello. Vedi? Bello, vero? Abbiamo fatto. È semplice proprio. Sì, è fatto tipo come se fosse proprio a spiaggia. Proprio con così. La sabbia, è biodiverso dal villaggio nostro normale. Sì, ma ci sta a farlo un po' più diverso. Poi guarda di qua. Qua ci sarà l'attività di nati, quella nuova. Allora, qui per esempio la polizia potrebbe molto divertirsi. Cioè, da qua, via, fatti capire. Madonna, quante mostre. Corri. Allora, adesso stanno seguendo, Cioè, sì, niente, la musica, bastarde. Fra, vieni di qua, ma dove sono spawnati 4-5 cose insieme? No, ma qui è proprio, cioè, veramente restano pieni. Guarda, quanti scheletri stanno? Ma perché? Oh, le mele! Bene, mi serve le mele, perché devo dare da mangiare al cavallo. Oh, cioè, ma è possibile stare qua comunque. Oh, fra, ma qua se c'è la nuova città, cosa... Ah no, perché sono troppi mostri, aspetta, fammi mettere così. Aspetta. Ah, beh, lascia stare, capi quanti ne sono. Allora, bene, adesso. Non vedi l'arco. Oh, aspetta. Ok, sei autocciso. Allora, che stavo dicendo? Vieni a vedere l'ultima cosa nuova. E giustamente non l'hai vista. Dove? Vieni. Sì, infatti questo non c'era lì. Questo è il mercato. Praticamente è qui. Cosa voglio fare? Voglio mettere praticamente la rana. Vabbè, ora non funziona perché non c'è niente. Capite? Il comune compra la roba e qua c'è il mercato. Così uno non ha manco l'obbligo dell'attività. Nel senso che c'ha la roba qui, funziona automaticamente, capito? Ah, vabbè, ci sta però. Sì, poi qua abbiamo fatto. Questo sarà il comune nuovo, per il momento. È comune di Blackwater. Non può castritte. Cazzo. Vabbè, poi giustamente quando ci espanderemo, poi. Se apri di mezza si devono togliere, mi sa. Vabbè, no, poi verrà. No, in realtà non dobbiamo togliere gli alberi perché qua c'è lo spawn di slime. Quindi dobbiamo fare attenzione a dove costruiamo. Vabbè. Oh, lo slime, aspetta. Questi sono fondamentali. Guarda, quanti ne sono? Oh, c'è tutto cazzo che lo schè. Ma perché non muoiono, capisci? Mamma mia. Sì che muoiono, solo che si dà in tanti pezzi. Oh, da là, oh, ancora, aspetta. Ma non è gigante sto cavo. Aspetta, divertimento. No, qua è pieno di morsi comunque. Come stanno accendendo questi cosi? Come è così? Ok, vai.
Comunque, sì, secondo me, guarda, non per dire, ma questo villaggio sarà molto meglio dell'altro. Dipende. Quindi, questa qua non può mai essere migliore dell'altro. Per semplice... puntare in alto, no? Bisogna puntare. Sì, ok. Sarebbe migliore. Perché poi farà schifo, vabbè, dettaglio. Ma tu non hai capito che... Ma ti spiego. Questo qua sarà più per produzione, secondo me. Cioè, sarà buono per la produzione. Cioè, questo qua sarà tipo... Produci qui e porti in città, praticamente. Ma la città viva sarà sempre di là, fra. Che quella è la... Praticamente la capitale, eh. No, dai. Ho momento di frecciatino in culo. Ho porco spino. Guarda, ne puoi fare proprio. Comunque ho preso 14 slime di me. Ma sai perché è bello questo porto? Perché fa, sai, tanto stile come se veramente avessi cambiato città. Infatti, ma ci sta. È proprio diverso. Ma è brava Ciubecca. Poi vabbè, la cosa figa, aspetta, questa non ti ho fatto delle tartarughe. Questo servirà un casino. Dove sei? Questo servirà un casino, ti accendo. Dove? Di qua? Alle tartarughe di nati, praticamente, si qua su, eh? Sì. Ma sì. Le tartarughe a cosa servono? Non ci capito. Tartarughe servono per fare praticamente un coso che ti fa stare sott'acqua per lungo tempo. Quindi possiamo andare sotto i tempi. Oh, mamma mia. Coglione, leggi la chat. Mi sveglio. Coglione, leggi la chat. E dici che c'è? Sì, vabbè. Sono i pirati, però a comune comunque sta dicendo. Andiamo. Secondo me è meglio usare il teletrasporto. Comunque, sì. Io penso che mi trasferisco qua, mi sa. Come trasferisci qua? Qua, vabbè, non sempre, però sarò un po' più spesso qua, secondo me. Almeno qui c'è molto più movimento, ci sono scheletri, slime. Mossi di qua, mossi da, almeno posso proteggere, capito? Faccio qualcosa. Vabbè, giustamente sta lì comune, lo so. Sta dall'altra parte. Però qualche volta mi vengo a fare una bella camminata qua. Ma perché ci stanno attaccando? Non ho capito. Che ne so, io mo' ho letto. Veramente lo sta scrivendo da un bel po' di tempo. Sei un coglione, sei un coglione. Guarda. Ah no, l'hai scritto tu il coglione, vabbè, comunque. Non entri. Comunque oh, il signor Felipe mi ha fatto un paio di proposte per entrare nella chiesa. Mi sa che mi unisco anche io. Bravo, al suo credo. Devi... No, perché giustamente mi ha detto anche che si pagano più poche tasse, quindi magari... Sì, se arriviamo a un tot di credenti... Sembra sì. Meglio, dai. Sì, mi ha detto più 4-5, cioè, per fuoco finché non ho quello che voglio. Perché sti idioti attaccano ora, cioè? Vabbè, comunque basta, li facciamo a pezzi, dai, andiamo. Sono pronto. No, ma usa il trasporto, facciamo prima, eh? Le minacce ci possono stare, no, giusto? Non ha mai, fra. Cioè, sono venuti quando noi siamo andati nella... cioè, è assurdo sta cosa. Vabbè. Sto io l'ammiraglio e basta. Il ma non c'è nessuno, c'è Panzer e Gabri, basta. Oh, Panzer e Gabri, io il cacciatore non ci sta. Vabbè, siamo tre, un po' più così. Vabbè, infatti ha ragione Marco, però
Che sta sempre la senza fa niente, ci fa sinistica, giustamente. Sì, ma non è un RP sensato, perché di Gnash ci dovete dare i soldi, abbiamo prigioniero lui. Grazie a cazzo che fai prigioniero ammiraglio, sta solis. Ma ci siamo con l'Indy, ci siamo con tu, vabbè. E che cazzo, è proprio di favore di chi, Marco? Baron, no? Non dico che non dovete venire, però, ma aspetta che siamo a... Cioè, aspetta meno che veniamo in città. Però è strano che hanno fatto sta cosa quando ce ne siamo andati noi, comunque. Non vorrei dire. Sì, cioè, ma... No, ma sono partiti proprio quando noi ce ne siamo andati. È come se qualcuno stesse guardando la live, vabbè, comunque. Ho il dubbio, vabbè. Siamo catturati. Vabbè, ti ritavi l'aiuto. Hai otto, ma lo potete tenere. Andiamo. Ci hai fatto un paolo. Vieni, mamma mia. Mi ci sento quando mi viene. Non so, non si ma poi tutta sul dopo musica, ma come si può mettere? Mi ci sento quando mi viene. Ma come si può mettere di andare nel... normale, 30 più 30 fa 60. Ciao. Buongiorno. Ma cammina come se nulla fosse. Ma perché non ha senso questa cosa? Vai giù. Oh, i pirati, sono arrivati i pirati, ragazzi. Attenti, attenti. Cioè, questa è l'unica persona che può giocare RP contro di voi. Basta. Ma non dovevate entrare, cioè neanche parlare. Se entrate, sono... Eh sì, perché... Perché mi sto dicendo che secondo me non ha senso questa cosa. Cioè, fatelo quando c'è uno tu. Ma sì, che ha senso. Le mani in alto. Ci sono i pirati. Mettete le mani in alto, ragazzi. Ma perché? Vabbè, comunque scendiamo giù. Carlo. Vieni qui, vieni con noi fuori. Madonna. Jack, mentre tu... Pino, ma proprio voi venite... Sparta, va giù. Allora... Facciamo una cosa. Il mio migliore contro il tuo migliore, Valerio. Vai, Carlo. I nostri due migliori, vai. Dai, io non capisco sta cosa, che senso. E dobbiamo fare un po' di RP perché la gente si annoia altrimenti. Su Valerio. Guarda, segui. Guarda, vai, vedi? L'ha ucciso. Ok. Avete vinto. Vabbè, questo. Ma io dico semplicemente per... Ora il vero migliore. Ora affronti me. Aspetta, fammi recuperare il cibo. Già, te ti do anche il cibo, dai. Lo tengo, paziente. Aspetta. Dai. Perché non si carica la vita, aspetta. Dammi un pochettino di tempo. Cioè. Neanche il parlay ha chiamato, cioè, vabbè. Avessi detto. Ma Panzer si è nascosto, vero? Sì, boh, guarda, ecco, guarda lì, guardalo. È arrivato. Avanti, dopo quando io sto in più. Cioè, ma ti rendi conto? Vabbè, intelligente. Allora. Ma dove sono gli ostaggi? Vai, pronto. Gli ostaggi sono... a posto di fare... già con la freccia, capisci? A posto di fare combattimento. Perché questo attacco, prima di tutto? Allora, parliamoci chiaro. Aspetta, devo... Ma no, che cosa? Vedi che fastidio. Andiamo dove ci sentono tutti, dai, così almeno... Ah, sì, hai ragione. Mettiamo usciamo. La uso tutti te. Allora, aspettate, state zitti voi su. Allora. Allora, parliamoci chiaro. Qui le cose non sono andate bene. Voi avete più di una volta... invaso il nostro avamposto. Lo sappiamo per certo. Non prendermi in giro, Doge. Abbiamo visto gente che piantava. Al prima di tutto scendi perché non sei superiore. Allora mi sia. Allora, quindi noi siamo venuti a farvi ricordare che qui ci sono certi pirati. Non so se mi spiego.
E quindi siamo venuti a fare un po' di riscossione tasse, visto che voi siete abituati a farle, volevamo farle pure noi. Non so, ma avete tutta sta gente, penso che delle monete ciascuno sarebbe stato un compenso adeguato. Cioè, fammi capire, dobbiamo pagare le tasse a chi? So che comunque siete in un periodo molto florido, quindi dovreste condividere questo momento felice. Avevate già un accordo con noi commerciale, eppure non cosa che non avete rispettato voi. Voi non avete rispettato, ci avete attaccato a me. Noi? Oppure dillo al tuo collega qua a fianco, Graneo Borracio, che cattura le persone nel mare senza motivo. Poi andiamo a riscattare e ci attacca. Aspettate. Gabri. Gabri non la puoi usare. Ah, qui c'è il tesoriere, guarda. Guarda, c'è il tesoriere, è proprio testimone. Allora, è stato, allora, è vero, signor Marco, noi siamo andati a salvare i nostri uomini perché sono stati degli ostaggi che sono stati presi in ostaggio, e il qui presente Craneo ci ha attaccato senza motivo, così a caso. Quando noi stiamo accordando il prezzo, noi gli abbiamo chiesto quanto volete. Andando per il culo, non mi sa. Allora, ragazzi, aspettate un attimo. Ecco, il mio posto è qui in alto, perché altrimenti non mi trovo. C'è Lella che si mette più in alto di me. Zach, va bene, ci sta. So perché Stella è là fuori. Io sono il dio del mare. Oh, non è vero. Non è vero. Allora, comunque, cerchiamo di accordarci. Il nostro attacco è per ora uno pari, di cui uno dei vostri è scappato non con la coda tra le gambe, ma proprio... Ma era finita. Oh, la... Non con la coda tra le gambe, ma proprio con lo scudo nel culo, cioè proprio... Ha fatto bene, è stato furbo. Stato furbo. Beh, e allora a quel punto... Avremmo dovuto già prendere quello che volevamo, visto che era la massima carica quel momento. L'ammiraglio, H, tesoriere, H, tante cose, tranne che un boom player. Avrebbe dovuto... Cosa? Cosa? Prego. Non so cosa vuoi. Comunque, era stato catturato e comunque avrebbe dovuto... Non gli avrei dato niente dal tesoro dello Stato. Mai niente. Vabbè, ci sta. Allora, non ci sta. Ci può stare, però non ci sta. Cioè, sei praticamente nostro. Allora, aspetti. Allora, controllando l'articolo costituzionale di questa città, mi ricordo che c'era una piccola postilla in cui diceva che praticamente i pirati possono razziare i villaggi soltanto se le forze di protezione vengono sconfitte. In quel caso era Gabri. L'avete sconfitto. Cazzo, Gabri. Panzer se n'è andato dalla città. La polizia, no, guarda. La polizia. L'unico era Gabri. Che cazzo volete che facesse? È l'ammiraglio. Noi non sapevamo fosse lui da solo. In caso di sconfitta, ogni player e il comune pagheranno i tributi ai pirati e consegneranno ciò che richiedono. Questa assolutamente, ma è come l'altra volta, quando siamo andati da Scogna, uscendo un attimo fuori da RP, e quando stavo a Scogna e solo Dottor Toss, noi siamo venuti comunque solo con due truppe e io civili a parlare. Ma io non so dove siete tutti, allora fuori RP io non so dove siete tutti, comunque c'erano, Panzer, Carlo e... No, guarda, e Gabri. Perché? Dove sei ora? Ma non c'ero io prima, però. Ma sì, io posso sapere. Anzi, ti ho visto, no. Non puoi dire che non c'eri. Aspetta, non scusa. Panzer c'era, è scappato. Panzer c'era ed è scappato. Stavo con Valerio, stavo io bene. Comunque. Sì, Carlo, l'italiano, per piacere. Sto dicendo che non so dove eri. Nel server c'eri.
capisci? Ma, che non posso... ma la città stava senza polizia, però. Allora, chi è che glielo spiega in italiano? Cioè, no. Allora, raga, noi quando attacchiamo ve lo diciamo, però, giustamente. Non è che veniamo a casa. Dite, dite attacchiamo. Ci dite che quante volte avete detto voi? Possiamo venire, possiamo venire. Non è vero. Qui sono io testimone da che ho fatto PvP tutto il tempo. Cioè, no, l'unica volta che l'hanno detto era per un'altra cosa che era un error più lungo. Era all'inizio. Era all'inizio per una questione RP maggiore l'abbiamo fatta partire. Sì, vabbè, ma comunque avete catturato l'ammiraglio, ok, ma Panzer non è stato né ucciso né catturato ed era nel villaggio. Se n'è andato. Se n'è andato proprio. No, ero in città. Per me... No, no, Panzer, ti ho visto scappare oltre la chiesa. Abbiamo visto. In città. Sì, vabbè, ma scusa, ma da quando in qua la fuga equivale a vittoria? Infatti non equivale a vittoria, però ma sconfitta. Sì, però ero in città, questo sto dicendo. Ok, ma sì, è bello. Vabbè, allora facciamo una cosa, Panzer, ritorni dove eri, Ben, vieni con me a Porto e rifacciamo da capo. Ma non ha senso. Vabbè, non hai capito un cazzo. Non è che vuole rifare la scena. Semplicemente sta dicendo che ci sono le forze e quindi ha senso l'attacco. Sì, ok, ma nel senso forse... Vabbè, comunque oddio, ci sta l'attacco che hanno fatto. Non è capito che stiamo dicendo che non va. Vabbè, non stiamo dicendo che non va. Male che non l'ha capito. Anzi, io penso che comunque, non so, cioè... Comunque ho fatto partecipare anche Stella, Wolverine, Yotto... Cioè abbiamo messo un po' tutti. Sì, vabbè, abbiamo messi tutti, cioè comunque almeno fanno qualcosa di diverso, cioè noi anche lo facciamo spesso. Quindi beh, quindi vabbè, ora rifacciamo la RP. Mi hai rovinato l'RP pizza, basta. No, ora mi l'hai punito. Vabbè, comunque ora rifacciamo l'RP tornando noi tre indietro e ritornando appunto da capo. E allora devi riconsegnare le cose a Zack. Consegni le cose a Zack, chi è che ce l'aveva? Carlo. E allora rifacciamo. La meladolo. Meldolo. Doro me la ridai te. Vabbè. Quella che ho mangiato. Vabbè, dai. Ma quella sparisce l'effetto dopo un po', eh? Sì, però lo c'avevo mentre ero in combattimento. Oh, vabbè, no, dai. Quella enchantata. Vabbè. Perché c'è la veicola enchantata? Sai, i messeri qui hanno tutto enchantato. Ovviamente siete pure tutti Diamond. Un Diamond in armatura. Tu sei morto, tu sei stato zitto. Gli stivali? Ah, quindi stivali io sono preso. Non io. Non c'è lo stivali. No, nemmeno io. Stanno con arco, le mie frecce. Ma se dobbiamo rifare? No, tu sei morto, da quando è arrivato Valerio dobbiamo rifare. Ah, voi, ma che Valerio sei morto? Tu sei prigioniero? Ah, poi sto quello. Se la Wolverine avete bisogno di cibo voi? No. Oh, il cibo migliore. Ok, Gabri, Giotto. Io sono. Vabbè, andiamo, dai, su. Vieni, bene. Mi manca il mio scudo e i miei stivali. Oh. Non ho bisogno anch'io di cibo. Aspetta. No, ma niente, non c'è poco stivo. Dove va lei, signorina? Lei è stata catturata. Necessiterei gentilmente di uno scudo. Ho detto tutto il tosto. Non ci fate rispettare storia. Ma che fai a fare da parco? Non c'è capito. Aspetta, no, stavo sistemando. Dai, da qua. Come sistemare? Non stiamo qua, scusa, stiamo qua. Guarda che cagno, non è cagno qua. A me comunque nel comune, no? Quindi. Ok. Come fa? Non c'è capito. Dobbiamo andare a far finta che non è mai successo quello che abbiamo fatto. A battaglia. No, vabbè, la battaglia non per forza. Siamo arrivati, finalmente in città. Aspetta. Non sarà successo mai. Ok, mi dà fastidio la pianta. Oh, aspetta, dove cazzo va? Io ero qui a pescare. Ok, allora sei qui. Tranquillo. Allora, prima di tutto controlliamo la torre, oh.
l'oracco che c'hai. Capito? Ah no, no, capito, aspetta, dici. Dalla torre di avvistamento possiamo vedere tutti i posizionamenti. Sì, sì, lo so, ma che cosa che dovrebbero fare? Ah beh, sì. Diciamo ora l'attacco che stanno facendo ora, dici tu? Sì, sì, vabbè, perché noi sappiamo. Io sono andato dritto dritto per parlare, mica ero scemo che andavo dritto per dritto. Vieni, vieni. Da qui, come possiamo capire da qui, Aspetta, 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 aspetta. Ok, ragazzi. Panzer e pizza sono lì, vieni, vieni. Organizziamoci con loro. Oh, dove stai? Cazzo? Scendi, scendi. Ah, sempre? Sì, sì, vieni. Aspetta. Riorganizziamoci. Io direi di andare, allora, di... Organizziamoci prima, non possiamo fare cose stupide. Stiamo insieme, è meglio. Ragazzi? Non puoi andare proprio. Ah, certo che puoi andare. Scusa, lui è riuscito a scappare, se non si è fatto vedere. Prima di tutto ci servono informazioni. Avete informazioni? Aspetta un attimo fuori. Allora, Marco mi ha detto che io ero scappato, ero sotto alla chiesa. E mi ha detto che o tipo non la faccio, rimango nascosto. Ma scusa, semplicemente... Ma scusa, lui è venuto... Ma scusami, quando noi siamo arrivati tu eri venuto giusto giusto con noi. Eh sì, quanto sono venuto? Un minuto dopo. Il tempo di uscire e venire. Allora parti dalla chiesa e noi partiamo da lì. Perché comunque io sto facendo il mio Vai là di però, perché poi non voglio capire. Ci incontriamo, dai, io siamo vicini. Vabbè, comunque vai nella chiesa, noi andiamo... Aspetta, fammi di pizza, okay, aspetta. Ma no, perché sti cazzi, non voglio provare. No, ma perché io ti ho visto quando noi siamo arrivati, sei arrivato quanto noi. Sì, sì, infatti sei arrivato poco dopo. No, qua c'è. Ma tu puoi usare l'arco, Carlo? Sì, sei solo città, sì. Sì, è infanteria, vabbè. Io posso usare solo l'arco. Se sono in mare, no. Perché se devo gli i marinai. Vabbè, comunque c'ho 17. È come l'ammiraglio, pure l'ammiraglio può usare sia spada che arco. Praticamente. Che palle. Datemi a me una spada, divento un altro ammiraglio. Scusa, Fra, ma lo scudo come cazzo lo uso se c'ho l'arco in mano? Con l'arco non puoi. Sta arrivando, vediamo cosa ha detto. È dopo bello pizza come cosa? Devo partire dalla chiesa. Ok, torniamo indietro, Carlo. Se stanno cagando, sono già capito. Stanno lasciando male su stanno. Dai, sta facendo la cacchina addosso. La tua che da mai io, maronna. Cioè, ma che cazzo cambia? Non ho capito poi. Non cambia niente, comunque dobbiamo stare in città, no? Quindi o siamo qui o lì. Sempre dobbiamo andare lì alla fine. Andiamo. Andiamo a vedere cosa è successo, Fra. Fai attenzione. Andiamo. Rewind. La prima cosa che dobbiamo controllare è la torre d'avvistamento. Da lì possiamo prendere informazioni o trovare qualcuno che magari ha dato l'allarme. Vieni. Attenzione. Ci sono pirati lì, vieni, vieni. Dove, dove? Vieni di qua, vieni di qua. Vai, ci penso io. Non ti far vedere, non ti far vedere. Vieni. Andiamo, aiuta. Andiamo. Porco dio bastardo della Madonna Gesù Cristo. Ops. Cioè io binocolo. Sì, perché... Ma sto vetro si può togliere da questo vetro. Dove sono? Perché da qui. Posso attaccare da qui comunque. Li vedi tu? No, non ce n'è nessuno. Ma più che altro. Togli sta testa stanno... di merda. Allora. Stanno. È comune, mi sa. Oh, c'è. Io li aspettiamo. C'è Panzer lì. Oh, Fra, c'è Asdrubale. Asdrubale lì, bene. Ah, vicino alla chiesa, andiamo. No, vicino alla chiesa, qua dritto. E vabbè. Panzer. Oh, Panzer, cosa è successo? Che ci siamo persi? Siamo andati al nuovo villaggio a vedere un attimo, per fargli vedere il villaggio al Parizzo. Vedo il pirata lì. Vedo pirati. Oh, ragazzi, io da qui ce la faccio. Oh, attenzione, stanno guardando qui, occhio. Venite, sposta, venite con me. Usiamo l'acqua. Ci serve un punto migliore. Ma più che altro qui è troppo lontano, non ce la faremo mai nella vita. Facciamo il giro, vieni. Vieni, Panzer, vieni. C'è un civile qua, c'è un civile. Prendiamo informazioni dal civile. Oh, Felipe, ma che è successo? Hanno catturato tutti...
Ma non farti vedere quelli. Ma sto basta, dovrebbero vedermi così. Hanno preso in ostaggio tutti i civili e c'è il ammiraglio lì vicino alla tavola. L'ho vista. L'ho vista. Dobbiamo andare senza paura. Oh, hanno sparato. Sta attaccando. Ma sparo, però Carlo. mi sparo. Attenzione. Aspetta. Mi butto un attimo. Gabri è stato ridotto in cielo lottando con... Ma non so Carlo. Ammazzato. Sto qua. Ma hai ammazzato Gabri, coglione. Che cazzo ha attaccato, Carlo? No, ma quando mai? Brava, che cazzo ha attaccato? C'era Gabri davanti. Non sparare. Aspetta. Oh, io ho fatto solo un attacco, e me ne sono andato. Andiamo. Veloce. Ci hanno visto ormai. Ragazzi, no, sanno che sa. Ma facciamo un piano, no? Aspetta. Allora, Panzer, mettiti tu che hai una buona mira. Panzer, mettiti tu qua, proteggi tu da lontano. Vieni tu, Ben. Allora, andiamo. ci mette l'aria, cazzo, ci mette i capi. Fermi. Cosa succede qui? Perché siete qui adesso? Cosa volete ancora? Aiuto! Sì, però almeno non colpite me, per favore. Metti davanti a faccia, è ovvio. Dove sono davanti a casa? Era fermo. Sì, sono un ostaggio, sono fermo. Che faccio? E cosa succede? Cosa volete che siete qui? Perché siete venuti in casa nostra? Una di aspetta. Signor sindaco. Signor comandante delle guardie Pezzotte, siamo venuti qui a chiedere un riscatto per la vostra città, visto che avete invaso un po' troppo spesso il nostro avamposto. Noi abbiamo invaso il vostro avamposto? Oh, sì. Guarda che l'ultima battaglia che abbiamo fatto è quando vi abbiamo scacciati. Siete una fortezza. E infatti avete invaso un po' troppo spesso le nostre terre, quelle che credevate in cui non saremmo più andati. Allora, prima di tutto, noi non siamo andati più in avamposto, abbiamo lasciato stare dopo visto il comportamento di Craneo Borracio nei nostri confronti. Come giusto che sia, quella è invasione di territorio. No, non è così. Il vostro compagno di pirata... Sai cosa ha fatto? Ha catturato due persone mentre stavano lavorando per fatti loro vicino alla costiera del mare. Quale costa? Il mare qui, nelle coste intorno. Ma sa che di chi è il mare, signor sindaco? Questo è il nostro mare, questo appartiene alle coste di Osiris. No, sindaco, il mare non è vostro, è del nostro grande dio Drago. Come tutto ciò che c'è qui. Il nostro grande dio Drago ci ha detto di richiedere una tassa di soggiorno per aver soggiornato senza chiederlo in questo territorio. Lei lo conosce il nostro signor dio Drago? Ma che sta facendo? Prende fuoco così. Ecco, ora... Anche lei prigioniero. Non credo che possa farmi prigioniero. Appena mi sfiora c'è qualcuno che da lontano potrebbe farle molto male. O pensi che non abbiamo forze militari qui? Ma, signor sindaco, abbiamo il suo ammiraglio. Cioè, non ci basta già l'ammiraglio da quello che mi hanno detto. Anche... cancelliere? No, che cazzo sei tu? Tesoriere. Il tesoriere. Quindi tutte le... I soldi della vostra città girano per le sue mani. Ora, non penso lei voglia che il vostro cancelliere ammiraglio muoia in maniera dispettosa. E chi ha detto che il nostro cecchino non è più veloce della tua spada? Il vostro cecchino prima ha fatto un po' cagare. Cioè il cecchino è qua davanti. Cioè... Quello sbagliato. A chi gli ha dato l'arco? Vabbè. Guarda che non sono stato io scemo a farlo. Allora, comunque. Un altro signorino è stato. Lei è venuto qui a volere tasse. Da noi. Tasse. Quando l'ultima volta uno dei vostri compagnieri
compagnia conso, come cavolo li chiamate, i vostri compagni di squadra. Oh, pirati, non lo so, solo pirati vi chiamate, se vi chiamate solo pirati, pirati, ben, che ben venga. Ma in tutto ciò ha disonorato quello che siete. Ma noi siamo pirati, dai, non ci prendiamo in giro, sindaco, noi siamo pirati, noi siamo liberi di fare un po' quel che cazzo ci pare. E noi ora siamo... vogliamo letteralmente una tassa. Lei ora vuole salvare tutti gli ostaggi? Sì, perché lui non è l'unico ostaggio. Ci sono tanti altri ostaggi sopra. Almeno... Se vuole salvarli dovrebbe pagare un pochino, cioè non lo so, non siamo solo noi due, c'è anche il nostro compagno lì sopra che se ci succede qualcosa, non so proprio cosa possa fare ostaggi. Lei vuole i miei beciti ostaggi, giusto? Giusto? Come un bravo sindaco che si voglia. Prima di tutto Doge. Doge, sindaco, ma secondo lei mi interessa. Dovrebbe interessarla, perché non lo chiamo marinaio. Sono piccolezze. Mi hanno sempre chiamato Barbanera. Mi sono sbattuto le palle, per molti Vabbè, dire. dimmi il prezzo di questo riscatto, senza Allora, portare a lungo il suo brodo infinito. signor ammiraglio, di quanti soldi disponete? Non vogliamo prenderveli tutti, Pochi, però dobbiamo pochi, pochi, saperlo. Pochi? siamo in crisi. E allora tutti. Ah, ma non mi dica fesserie, sindaco. Lo so che siete una cittadina rigogliosa. Siamo mancati per un po', mica abbiamo spento le Ma non c'è tanto giro di denaro qui. orecchie. Signor ammiraglio, se lei continua a prendermi in giro, le taglio i piedi. No, i miei piedi no. No, non tagliamo i E piedi. anche Allora, le aspettate un orecchie. attimo. Vediamo un attimo cosa possiamo fare per questa cosa. Anzi, diciamo in ritirata, dai, vediamo. Ma dove cazzo sta Mazzaro? Dov'è Panza? A Dove Srubade. sono Ah? andato? No, è morto! No, perché non ci va? Ma? Vabbè. Vabbè, io ti direi di fare un bel attacco, ora andiamo, dai. Cioè, non ci sono mai. Aspetta, coglione! Ah, forse non si deve un po' capito. Allora, Panzer. Va bene, Asdrubale, vai, vieni dai. qua, Asdrubale. Asdrubale, aspettami Sta. un attimo. Asdrubale. Cioè, ma ti metti lì sopra di E vero, scendi, comunque. Asdrubale, porca di. Mi Allora, vedono loro comunque. non sanno dove sei precisamente. Noi cerchiamo di distrarli. Se riesci a entrare Faccio nel un giro della comune, sinistra. sì, entra nel comune, fai fuori l'altro pirata. E Ammazzai tutti, noi ammazzai tutti, vai. cerchiamo di No, correre, scappare e Leo, girare ma intorno. mi spieghi come faccio in un edificio con un arco? Che armatura aveva? Poi. Vuoi fare al contrario? Andiamo bene all'interno? O rischiamo, Mi sa secondo che me? è meglio che vado io, O anzi. paghiamo il riscatto, scegliete. No, ma allora, secondo me una cosa è semplice. Paghiamo il Allora, riscatto e basta. quanti ne sono nel Tre. comune? Uno, giusto? Tre, No, ma ne non lo sono. so. Sono tre Io non loro, ti so. capito? Quello è il Non lo problema. E so. solo voi due potete Allora, combattere. Marco. Aspetta, Marco, Toast. The School e basta, Sì. ci sta io. Il problema è che dovremmo vincere l'uno contro uno contro sopra e poi. Vabbè, ce la faccio uno contro uno, voglio. Ma se muore Ho ucciso abbiamo solo tre perso. posti. Non hai capito che se muore abbiamo perso però. Quindi o Tu non mi paghiamo rischiate in una adesso. guerra, no? O paghiamo il Per riscatto l'onore. direttamente. E per l'onore, devi difendere lo Stato, tu non l'onore, mi distrai. Allora, o paghiamo il riscatto adesso e ci vendichiamo Ma Domenico. vado tu che cassa senza fattura. Allora, Ma io non sono un Doge. combattente, che cazzo c'è? Doge. Vabbè, La comunque. cosa è semplice, allora Carlo deve fare il giro dal ponte del quartiere del Se no, fiume. ma secondo me rischiamo. Tu, Non hanno no. solo un ostaggio, ne hanno cinque. Sono Aspetta, tante. fammi e fatemi Posso finire, entrare? fatemi finire, Vai, ma dici. posso finire. Allora, Carlo deve fare il giro, tu cerchi. C'è un modo per farti rincorrere. No, secondo me è una pazzia. Di farti inseguire. Non lo seguirà, non Perché sono no, stupidi. loro due vanno via dalla porta principale. No, non sono così stupidi. Secondo me è meglio se paghiamo il riscatto e poi ci organizziamo domenica un assalto.
Magari radi- per vendetta radiamo andiamo, solo la pamposta. Ah, siete 2 contro 3, più 5 stati. L'unico modo è fare una scala, quelle là, le scale, le scalette. Bravo, quello e Carlo... No, ma no, 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 fra una pazzia se ne accorgono. È una stupidità, basta che uno se ne accorge e è finita. Paghiamo il riscatto, domenica bruciamo tutto la pamposta. Che sta facendo? Che cazzo? Ma Carlo vuole combattere. Ma non possiamo. Ah, 5 ostaggi. Cioè. Ah, 5 ostaggi, voglio in RP non è che sia. No, ma anche. Vabbè, dai, vabbè, vai. Andiamo, dai, andiamo. E per forza. Non è brutto così, però. Ma che devi fare? 2 contro 3 più 5 ostaggi. Non ha senso. Ma è sempre un gioco, però che cazzo c'è. Ma è RP, non è un gioco, Carlo. Buonasera. Salve. Allora, abbiamo parlato un po' e abbiamo visto un po' le cose. Quindi volete riscatto? Va bene. Dov'è Barba Nera? È andato un attimo a riscattare un ostaggio per assicurarsi che nel caso vogliate fare brutti scherzi, le cose per loro si mettono male. Quindi tornerà a breve. Ah, ecco. Ti ha parlato? Allora. Sì, sì, paghiamo il riscatto di tutti e 5 e niente, buona. L'unica cosa, portiamo lei come sicurezza che non ci seguite, ci attaccate, poi gli daremo la barca. Ma non possiamo attaccare. 3 contro 1, stai scherzando. Valerio, per fargli vedere l'isola. Ah, ok. Va bene. Segui l'RP, non contraddirmi. Ma quindi sto riscatto? Quanto vuoi? Allora, qua il signor ammiraglio qui mi ha detto che sostanzialmente voi avete solo 2 stack, però poi dopo si è fatto scappare che ne avete molti di più. Non parlare, Gabriel, sei imbavagliato ora. Ora sei imbavagliato. Allora, ci ha detto che ne avete fatto scappare molti di più. E ci ha detto che avete la cassa piena. Ora, con la cassa piena noi vogliamo 4 stack. Facciamo una cosa, vi do una cosa più bella. Che ne pensate se vi do diamanti? Quanti? Quanti però? 20. Possiamo discutere in privato io e il capitano un attimo. Va bene. Andiamo. Sì, bene, ok. Ma tu sei pazzo. Nera non ha manco gli occhi per piangere. Là con il ferro e la pelle gli vede diamanti. Più che altro, comunque, si sono cagati tutti. Comunque, hai visto ma il signor Babmanirag come è andato sopra? Probabilmente era una finta. Probabilmente all'ammiraglio non gli è mai uscito che abbiamo una cassa piena, te lo dico. Sì, ma io gli do un infatti, poi l'hai impavagliato, dai il rame, fidati. Perché vedi Barba Nera come sta conciato, ferro e pelle. Posso attaccare, Ma è una cosa diversa. Noi con il rame possiamo comprare le armi per distruggere tutto l'avamposto e facciamo... Cioè, domenica facciamo proprio fuori tutto. Sì, ma l'isola sparirà. No, ti ripeto, secondo me, ti ripeto, all'ammiraglio non gli è mai uscito che abbiamo una cassa piena. Ma solo. Ci ha chiamato, aspetta. No, so quello che dici, però... Gioca sul fatto che abbiamo 3-4 stacchi. Vabbè, ma comunque loro già... Allora? Aspettate. Io lo uccido. No. Dopo lo uccide qualcun altro. Io non dico nulla. Ok. Allora, signor Doge, è stato deciso che accettiamo l'offerta, ma postillo, non vogliamo tutti i diamanti, ma il nostro caro Ford Marshall vuole l'arco del signore di lei. Che? L'arco di chi? Di Panzer.
No? No, no. Perché dovremmo dare quello? Perché abbiamo gli ostaggi. Ma lei sta chiedendo una cosa che non c'entra col riscatto. Come non c'entra? Perché vuole un'arma umile vuole di un povero lui vuole un pagamento. Beh, un povero uomo, un soldato. Quindi lui vuole un'arma di un soldato, l'arma di un'arma che gli piace. Va bene, allora facciamo una cosa. Facciamo così. Noi non chiediamo più tutti quei diamanti. Va bene, va bene. Allora vi diamo l'arco e vi diamo uno stack di rame. Ma che due stack di rame. Aspetti un attimo, visto che visto che stiamo parlando del mio arco, possiamo parlare un'ultima volta del doge? Aspetta però, fammi vedere prima l'arco. Te lo ridò, okay. Fammelo vedere prima però. Ha senso quella sta cosa. Vabbè. Ok. Vai, potete parlare. Dovevo vedere prima come era fatto. Mi dio, un arco. Sai perché vuole il tuo arco, Fra? Perché è l'arco quello là forte prima, che avevano loro. Prima si vedono i... Ma glielo darò mai. Ma mai e poi mai. Ma perdiamo la battaglia. E hanno 5 stagi. Oh, ma sai quanto l'ho pagato? L'ho pagato almeno 3-4 stacks. Arco vada dai pirati. Scambialo. Ah, infatti già l'ha visto. No, no, vabbè, ha fatto bene. Non potevo fare niente. No. Io l'ho dato sti cazzi. Panzer, purtroppo. No, sei scemo. Allora. Ma non ha capito niente. Non glielo do. Ma fa per forza. Che vuoi fare? I combatti perdiamo. Se perdiamo è peggio, dopo possono fare quello che vogliono. Al massimo, almeno solo l'arco. Ma non glielo do, ma per me possono morire tutti. Ma tanto ti uccideranno e solo ti uccideranno e te lo prenderanno. Ma che ne sai che perdiamo? Ma che ne sai che ho ucciso Toast da solo. Facciamo allora, voi non avete capito, ok. Il Barbanera 2 contro 3 comunque non è molto. Barbanera è scoperto di armatura, ma gli altri due sono diamantati come voi. Ma perché non ti fidi? Perché non ti fidi? L'ho ucciso prima tosto. Preferisco perdere. Allora vediamo cosa dicono. Allora vediamo cosa dicono con la tua rifiuta. Però aspetta, poi vado là, mi caricano con la spada. Allora tu aspetta, mettiti qua, guarda, se vedi che ci alzano le mani, attacca. Vai Carlo. Tu Ben mettiti la spada tu. No, l'arco metti. Ah. Vabbè, la spada è cioè. Da vicino. Allora, abbiamo parlato con il nostro ragazzo, non vuole proprio, ci tiene troppo, non vuole proprio lasciarlo, non so perché, ma ha detto io non voglio e ora sta lì tutto spaventato. Quindi non so cosa dirvi, non so, è una cosa di famiglia, ma allora, dice che è antico della sua famiglia. Allora, aspettate un attimo qui. Sta andando un po' troppo. Dove vai? Allora, vada, vediamo cosa. Vieni. Quindi. Attento, aspetta, che è qui vicino. Mi dica. Sì, no, infatti stavo pensando. Non so che dirvi. Cioè. È stato un fail RP attualmente. Quindi mi sto un attimo ripensando, aspetta. Che tira? Sono spariti sia Yotto che Wolverine. Quindi non. Devo trovare un altro modo. Io so. Scusami. Vabbè, c'hai Capri e sti cazzi. Allora, se il vostro soldato non accetta le richieste, uccideremo l'ammiraglio. No, no, aspetta. La vita dell'ammiraglio sia molto più importante di un arco. Ma il problema è fatto è che lui ci tiene tantissimo, è quello. Se vuoi parlarci Doge, in privato, parlaci. Signor Doge. Io Marco verrò con lei, sì. Sull'isola rimarrò con lei. Sei imbavagliato, stai zitto. Ragazzi, Ma danni. Allora, ascolti un attimo. Allora, come lei, signor Doge, pensa ai suoi cittadini, io come
come mi ha chiamato prima capitano, penso al volere dei miei uomini. Il mio uomo vuole quell'arco vuole. Non è che... E abbiamo deciso anche di rinunciare a tutti i soldi, di mani. Poi contando, penso che glielo potrebbe anche imporre, visto che prima è anche scappato. Un uomo con del genere, con un arco del genere, penso sia un po' sprecato, come sapere. Cioè, in pratica, se volete quell'arco, sarà guerra, diciamo. Quindi, smettetevi di darmi in pace. Oh, questo non abbiamo mai detto che ci sarà guerra. Allora. Ma che ti levi, che c'hai le mani e i piedi legati a bocca bavagliata? Allora. Allora, ok. Dai, ti toglio il bavaglio. Cosa vuoi? Verrò con voi sull'isola. Metto di nuovo il bavaglio. Allora. Allora, la guerra. Lei non può richiedere una guerra sulla base di un arco, con le vite dei vostri cittadini nelle nostre mani. No, il signor lì vuole la guerra. Ma lei è il suo capitano, poi. No, il capitano è lì davanti imbavagliato. È lì davanti a te, capitano. Allora, lo sbavaglio. Allora, miraglio, glielo imponga, altrimenti lei muore. Purtroppo deve farlo, devo farlo. Non posso, signor... roba del genere. Oh, vado a chiamare, aspetta. Cioè, glielo potrei dire. Allora, sai nel mio paese come si uccide la gente? A testa in giù e piedi in aria, quindi. Io non posso obbligarlo, cioè nel senso. Allora, glielo dia, ora te lo dico nel dialetto degli dei. Vuoi strappisi che vi la cop o che cacava su? Ora ci penso io, ci parlo io, aspetta. l'unico che parla il linguaggio degli dei è se ne abbinando. Oh, ha detto che chiedono anche solo l'arco, se glielo diamo. Ma non glielo do, è quello il fatto. Ma che ha sto arco? Fammi vedere che ci tieni troppo. Lo vuoi vedere? Manda. Foto, per me mai, mai e poi mai, cioè per me possono... È più un po' del mio, penso. In RP non me. Porco Dio. No, oh, fra, è troppo qui sto arco. Lo vedete? No. Fra, è perdere un'arma veramente OP, ma non possiamo proprio fare nulla, siamo legati con le mani. Un arco potenza 5, sì, ma allora, ma non scambia un cazzo, posso non decidere, per me ma l'arma è mia, ma l'arma ho capito, è il mio capo, ma per me la mia arma è più importante del mio capo. Ma non dovrebbe funzionare così, lo so che... Ma perché, scusami? Perché non facciamo la guerra allora, fra, basta, andiamo, fa. Ma fosse no, che guerra, ah, sei scemo, che guerra hanno 5 ostaggi, sta ammazzando. Non ho molto tempo. Veramente ne uccidono solo due, perché gli altri sono non ho molto tempo. Fammi finire, non ho molto tempo. Vai, una conclusione. Sto arco non lo darò mai a Pomar, potesse uccidere tutti. Vabbè. Arriviamo a una conclusione. Dagli il cazzo di rame, il cazzo ne so. Diamanti, ma l'arco non glielo vuole dare, quindi non vogliono solo quest'arco, vogliono loro quello, vogliono quest'arco, vogliono diamanti. Venissero a prenderlo allora invece di fare come cazzo mi dà la parola, glielo dico. Allora, capito cosa intendo, di stare là dietro agli ostaggi, hanno uno in più rispetto a noi, non hanno ancora. E se proponiamo, tanto sono i pirati, accettano sempre. Se proponiamo uno più uno, ma facciamo un 2 contro 2, vai. No, uno più uno. Vale, se fai una battaglia tu contro quello che vuole l'arco. Chi vince prende l'arco. Vabbè, è vero. Aspettate un attimo, ragazzi. Aspettate. Senta, signor Babba Nera. Non c'è Babba Nera. Mo' moglie l'ha detto che... Che cazzo? Pesci? Che sta facendo? I pesci sta cercando. E che è sta roba? Non va niente? No, niente, lascia sto. Aspetta. Venga, Babba Nera, un attimo qua. Allora. Gabri, no, non c'è nulla. Babba. Allora, ho parlato con il ragazzo. Vuole fare un 1 versus 1 per l'arco.
Se vince lei, se vince uno versus uno senza arco, però. È ovvio senza arco. No, ho il suo arco. Ah, beh, sì, sì. No, infatti, sì. Non quel, con quell'arco. Uno più uno, arma, arma. Con la spada, allora. Tu con la spada facciamo. Spada contro spada. Zack. Scegli il tuo uomo migliore. Ok, lui è d'accordo. Aspetta. Devo... Su uno, solo con la spada. Uno più uno, spada. Okay. Uno più uno. Spada. No, arco. La spada incantata, fammi vedere. Non ce l'ho. Non ha una spada incantata, una spada contro spada, una spada normale. Ma io c'ho l'arco, ma scusate. No, l'arco è sbloccato, no. Ho capito, frate, ma combatti... Bravo, cioè praticamente... Sì, no, ho speso 5 stack, ho speso 5 stack per... Dalla faccia. Ma che è? Poi ti sento loro laggiù, porca. Non lo so. Se prendi questa, ti... Ma, allora ragazzi. Allora, ma che gli mia, ce la do io. Zack è senza, vabbè, è senza spada di diamante. Aspetta, no, vediamo. Credo che l'abbia da... Ok, no, allora spada, gli do una spada di diamante normale, non gli do la spada incantata. Lui è con un... con sì, i pantaloni però, di... Però Marco, una okay, cosa, no. Una cosa. Il marinaio è sempre stato addestrato con l'arco. Come cazzo faccio un duello con la spada? Guarda, poi ti do un altro arco. La terra ferma, però stai... Ho capito, ma allora che cazzo l'ho fatto a fare? Se allora arco normale. Marco, ma che cazzo l'ho fatto a fare allora? Scusami se è troppo di... Capisci? Ma tu hai chiesto la sfida 1v1? È una sfida 1v1. Ha detto il dojo. Vabbè, una sfida 1v1 in maniera equa. Facciamo un 2 contro 2. E tanto male, vi attacchiamo 3v2, cioè scusa, a quel punto... Facciamo un 2 contro 2, non è quello il problema, perché andare a usare allora... sto... Cioè, non mi puoi dire che è troppo P, cioè è troppo però, P. Allora, uno soltanto può usare l'arco e l'altro la spada di di diamante, basta, non due archi. Come sta mamma? Butta sto arco. Dallo a Dodge, nel tempo il tuo, dai. Però il fatto quello, se morite prendiamo tutto quello che avete, c'è peggio, raga. No, vabbè, non fa niente. Dietro, allora, mi preferisco. Ma questa, coglione, faccio una vitrina, non fa niente. Ma va a cagare. Preferisco perderlo in battaglia, dai. Ma cazzo, ma sei il capo della polizia, ma combatti, porco. Fino a 5 minuti fa eri tutto allegro a combattere. Allora, aspetta. Vuoi combattere con l'arco? Il tuo arco shotta in 2 colpi. 5 frecce, ti va bene? 5 frecce contro? Con lui quello che usa. L'arco c'ha normale e c'ha una spada, non lo so come... Ti do anche una... E con una spada... no, vabbè, c'è la spada poi di... Il tuo arco è fortissimo, Panzer. Ma devo equilibrare la cosa. Ma devo equilibrare. Ma non è più equilibrato se venite 3 contro 2. È più equilibrato 3 contro 2. Che siamo uno in meno. Non è più equilibrato. Ok, va bene. Carlo, non devi avere paura, Carlo. Non hai capito. Ah, è l'uno verso l'uno. Carlo, vai in prima linea e combatti. Fidati di me, Carlo, porca puttana. Ma cosa ho l'arco anch'io, giusto? Però posso usare l'arco? No, come sarà la spada. Allora, vai a chiedere. Per chi non posso usare l'arco? Devo andare. Ma sai, è vero che vi incula se usano bene lo scudo. Allora. Se sanno usare bene lo scudo, vincono loro. Boh, comunque per me... Si poteva anche sacrificare solo l'arco e poi ce lo riprendevamo. Perché non vi sento più? Hello? No, è morto disco, non ci credo.
Hello? Hello? Che non mi connetta. Hello? Aspetta, allora, se devo fare questa battaglia, okay. Prenditi questo arco, vale tuo. Il testman non sta con me Ma veramente stiamo facendo sta battaglia? Vai. Fidatevi per una buona volta. Comunque una cosa vorrei dire, noi quando c'era solo Scogna Martina non abbiamo mai attaccato. Vabbè. Questo dicevo prima, allora, per me. Allora, aspetta, per me ci sta che possono farlo quando intanto comunque siamo due. Vabbè, a me levare. Però dai, prendere sto arco, fratello, capito quanto c'ho mi, quanto speso, dai. Non so che dire. Andiamo. Sei pronto? E devono fare il allora. Vabbè, prossima volta invadiamo anche noi quando sono due. Carlo, io posso andare a casa mia, posso entrare a casa mia e mettermi sul tetto e fare più danni. Stavo scherzando. E che posso farlo? No, Dodge, posso fare. Che cazzo ne so? Voi state facendo lo 2v3, cioè. Ho capito, ma se entro in casa mia e vado sul tetto, posso farlo? È una sorta di duello. Dovrebbe essere un duello. Vabbè, però posso andare un po' più indietro, mica devo stare. Puoi scappare indietro, non credi. Ma posso, quindi non posso entrare nelle strutture, vabbè. È un duello, penso di no. Vabbè, guarda, ma che... Come si è preso quella cosa in diamante, quello sul ferro? Chi? Marco. C'ha la roba, mica so scemo. Ah, dovevo combattere anche Marco, però. Ma scusa, aveva il ferro e la pelle, se no c'è il ferro e diamante. Ma ce l'aveva dietro, faceva solo finta. Vabbè. Questo aveva detto che vincolavano, però. Ma non rompete il cazzo, madonna, fai il cesso, Dio santo. Boh, io mi godo la battaglia. Tanto va in gioco il tuo arco. Se mi vado a dirvi che siete pronti. Uno. Vai, sei pronto? Aspetta. Tre. Aspetta. Due. Pronti? Fuori nulla. È andato fuori panze. C'è rimasto solo Scogna. Niente. Oh, abbiamo vinto. Ma più easy. Posso prendermi l'armatura in diamante? Aspetta, gli do tutto. Posso prendermi la mia armatura in diamante? Che non puoi prenderlo, cuglio. Aspetta, voglio prendere solo la mia. No, queste cose era un duello, fra. Cioè. No, non lo so. No, come lui funziona. Mi ha detto che me le potevo riprendere. Mi ha detto. Abbiamo vinto! Ma che tu non puoi, non prende niente. Dani, prendi. No, io sono la mia. Ma no, aspetta, facciamo. No, perché Marco l'aveva presa da lui. Facciamo noi, aspetta. Metti a terra la roba. Facciamo noi, posa tutto. Ecco Marco, no, lì sta tutta la vostra roba. No. Marco? Non ci sento, aspetta. Si è buggato tutto, no, mannaggia. Allora? Cioè, perdevamo noi, c'è la Ah, ecco che ha spostato. Ah, comunque... L'ho detto io che non aveva senso. Lui col suo arco poteva fare anche il 3v1. Per questo volevo fare uno scontro normale. Vabbè. Cioè non era un attacco alle spalle altro, perché altrimenti sarebbe morto prima quando ha attaccato. Che lui ha detto ok scappo e se n'era andato. Mo è tornato e vabbè. Si capì? Vabbè comunque lì sta tutta la roba. Aspetta, ma il duello... Dietro di te Marco, dietro. Dietro prendi tutto, tutta roba. Duello, no, duello. Non le voglio, abbiamo perso. No, ma è un duello, è vostra la roba. No, in teoria se il duello è mio. No, quello che abbiamo perso lo prendete voi. No, dai. Dategli io allora. No. Vincitore. No, tu non hai vinto un cazzo. Todo. Palla è chiaro. Allora posso prendere solo il mio elmo che era mio. No, sì, dategli io. No, la roba di diamante era di Daniel. Ah. Ok. Sì, ce l'avevamo perquisito e ce la siamo presi noi. Comunque l'ho detto, l'unica cosa era impossibile vincere, perché a quel punto lo attaccavo alle spalle quando l'ho visto all'inizio, cioè
Ah sì, no, sarebbe morto modo. Molto prima, sarebbe morto. Vabbè, ma potevi anche rifiutare il duello, eh. Potevi farlo. Abbiamo fatto così. Ugualmente 3v2, cioè che senso aveva? Cioè, ma comunque, tecnicamente, cioè, vedimi tu, nella realtà, c'è un ostaggio e c'è un tizio che può decidere di salvare gli ostaggi. Vale. Lui dice no perché io ci tengo troppo, quindi c'è meta RP, povero RP, non ci posso fare nulla con questa cosa, quindi... Sì che potevi, lo uccidevi tutti e tre. Che fai? Senti, per me potevi ammazzarlo. Poi per il doge... No, lui ha detto... Io parlo per me. Ha detto se moriva in battaglia, lui dava tutto. Ma preferiva combattere. Se moriva in battaglia si è scappato, che vuoi che ho preferito combattere? Si è scappato quando mi ha visto, addirittura si è andato sulla torre. Si è scappato proprio. Poi se ne è scappato dietro la chiesa. Io ma ho capito, ma era 1v1, Marco, come faceva ad uccidermi? Infatti, senza senso. Appunto, era un 1v1 e si è scappato, ma con Stark potevi anche farlo. Perché sto sbagliando? Io non so la dinamica della quello che è successo, noi eravamo nati. Letteralmente è stato come ti ho detto, ho visto in corso, ho detto arrenditi, ho detto no. Almeno lascia il tuo arco giusto per l'arma. No, non voleva lasciare nulla. Che devo fare? Scusa. Ma dice adesso per il riscatto? No, all'inizio. Poi dopo se ne è scappato ed è ritornato. Ma è eravate solo tutti e due? Sì, non voleva fare nulla. Quindi poi è tornato qui. Al riscatto invece non l'ha voluto accettare. Io per me va bene così. Ma tu potevi ammazzarli, Marco. Non volevi neanche fightare. No, non voglio fightare, voglio fightare. Scusami, ma sei un marinaio allenato con l'arco, vado a fare un duello con la spada con un pirata. Ma è un duello fino a prova contraria è con la spada. Capito, questo era un duello con l'arco. Scusami. Però vabbè, dai, non fa niente, dai, come fammi di là, vai. No, aspetta, ma scusami se io parlo. Lascia stare, Mairi. Non risolvere perché non voglio. Magari, ma... No, va bene così. Togli un attimo il riscatto. No, ma comunque è troppo forte Stark. Cioè, la questione, dico, 1v1, che eravate solo voi due. In realtà voi potevate farlo come cazzo volevate, perché eravate pari. Nel senso che tu sì, sei un pirata, ma lui è addestrato per la chiuso, non potevo fare nulla, cioè se era chiuso, non potevo fare nulla. Ah, nella torre d'avvistamento. Se era chiuso, ma che? Perché mi sarà stato? E che ne so, so che me l'ha dato a me. Ma quella è la torre di avvistamento dei marinai, Si è chiuso là sopra, non voleva uscire. Vabbè. potevate venire a chiudere in 4, in 3 quanti eravate? Ero 8, in 10. Quindi. Facciamo venire pure Gabri, Gabri, attacca. Vabbè, comunque risippami, dai, non fa niente. Risippami dagli altri, non fa niente. Molto bello, no? Papa nera. Come si affisca, papa nera? Che bello. Ehi, andiamo, siamo misericordia! Sì, ma secondo me potevano vincere loro tranquillamente in un altro modo contro di voi. Nel senso due, potevano pure rifiutare il duello e ammazzare Gabri e farmi dare l'arco. Sì. Vabbè, sarebbe stata guerra poi dopo. Vabbè, ma poteva fare come voleva, non so come mai... voluto questa scelta. È bello, è bello. Oh, fra il cannone di Barba Nera. È molto bello quest'arco. Di nuovo ce l'abbiamo. L'avevamo preso e poi l'abbiamo riperso. Non c'è le braghe. Efficienza 5. Poi il pantalone di Barba Nera. Guarda, come sono bella. Efficienza 5. Fa schifo. Vabbè. No, è efficienza 4. Non serve un cazzo. No, è 5. Signori, io me ne vado. Com'è stato essere stato catturato per tutto questo? È molto brutto. Ti volevano staccare la testa? Ho preso questo. Mi avevano legato alla gamba della statua. Anzi, è molto brutto. Fatti 5, banco. Vuoi fare il bis? Comunque non è vero che... Ma perché io non ne avevo detto che avevamo... Lo so che non è vero che l'avevi detto, perché sennò non chiedevano comunque, 4 stack, chiedevano abbiamo vinto due battaglie su 2, ragazzi. No, è vero. Io ho vinto da solo contro Toast prima, da solo, 1 contro 1. Poi abbiamo vinto questo qua, 2-0 per la notte. La notte, ma...
Boh, secondo me è stata un po' la situazione particolare. Non ci aspettavamo. Ma poi allora, ma se secondo me più che altro il riscatto che cazzo dà l'acqua. Dimmi. Se devono fare queste razzie, cioè ci deve essere almeno un minimo di, come ti posso dire, dobbiamo capirlo in qualche modo, secondo me. Cioè, magari, ma quando proprio stanno sulla costa, secondo me possono... Io l'ho sempre detto che dobbiamo fare delle mura, ma non mi ascoltate. Ma non è questione di mura. Come fai a fare? Noi dobbiamo fare delle mura in modo tale che l'ingresso è uno solo, non possono entrare da altre parti. Loro ci entrano a destra, a sinistra, a dietro, ma dove cazzo gli pare loro. Ma di che sta parlando? È una doppia d'orti. È tua? Sì, era mia. Vabbè, ma il discorso è un altro. Secondo me la nostra debolezza è stata il fatto che non c'era nessuno. No, Vale, ascoltami. Allora, loro avevano un'entrata lì e quattro entrate lì che tenevano sempre chiuso tranne quando dovevano farci entrare a noi. Vale. Per loro volontà. Cioè, nel senso, loro c'hanno. Possono entrare di là, possono entrare da dietro. Ma noi, ho capito, ma non è che posso dire a costruire, costruiscimi subito la barriera. Sono altri lavori. Ah, sì, le possiamo fare. Le possiamo fare le mura. Non sto dicendo il contrario. Ci sta che facciamo le mura. Però, secondo me, il discorso in generale, secondo me, boh, è particolare la cosa. Se ci pensi, una volta hanno attaccato da là e hanno fatto i primi ostaggi. Un'altra volta mi ha detto gli otto che stavano entrando da quel fiumiciato. Ma io, da come ho capito, sono arrivati proprio sotto la torre, perché Panzer... Vabbè, raga, io direi di... dai, abbiamo vinto. Vale, una volta sono entrati da di là, che avevano preso i primi... Abbiamo troppe aperture, cioè... Poi, una volta mi ha detto gli otto che li ha visti in quel fiumiciattolo lì che costeggia il suo fabbro. Sì, ma allora, il fatto è che... Perché mancano persone, ma se noi abbiamo sotto controllo i due punti, e il fatto è che non posso dire, mettiti uno lì dentro fissa. Ma possono anche entrare da di là, possono entrare di dietro, possono fare il giro lungo. Hanno troppe entrate. Posso dire una cosa? Dimmi. Ma se nel caso mancassero le guardie? No, sono offline. E puoi ricapitare una cosa, non si può mettere una guardia... Allora, il problema sai qual è? Intendo una guardia momentanea. Quando sono off cap alcune. Allora, per esempio, sì, assolutamente, ci sta questa cosa che dici. Ma il problema di oggi... Che c'erano gli altri, che c'erano i due pirati, che cioè i due marinai che lavorano per noi, solo che si sono disconnessi. E ho preso Carlo, ho detto, vabbè Carlo, visto che è una sessione tranquilla, ho detto testuali parole, Carlo può confermare, ho detto, Carlo, essendo che anche i pirati stanno facendo costruzioni eccetera, andiamo a Villaggio Nuovo, te lo voglio far vedere com'è venuto. Oh, passati 2 minuti, in chat leggo, i pirati ci hanno catturato. Assurdo, veramente. È come se fosse stato comunque io stavo parlando con Panzer a casa sua, mi sono ritrovato che stavo uscendo da casa e dalla sua casa e mi hanno attaccato, mi hanno ucciso. Cioè, non so neanche da dove sono entrati, non ho la minima idea. Ma perché è troppo grande da dove possono colpire? O chiudi tutti gli ingressi per mare, almeno. Ah, questo sì, dobbiamo avere una sicurezza maggiore. Quella di lì, chiudi con... Ragazzi, festeggiamo, dai! Un muro da questa parte qua. Ma lei sta facendo l'RP, aspetta. Quindi, sì, dobbiamo fare in modo... Fai una specie di diga lì per bloccare il fiume. Sì, ma dobbiamo creare prima un progetto per questa cosa, signor Gilberto. Lo so quello che dice. Lo faremo. Era una cosa da fare già da prima. Cioè, dal primo attacco che hanno preso la gente lì. Allora, intanto lo mettiamo in investimenti pubblici. Mura protettive città. Lo mettiamo da costruire, tanto non ha molte costruzioni come prima. No, ma hai ragione, non sto dicendo il contrario, che è giusto che ci siano più protezioni, perché anche comunque per il numero di persone che abbiamo varia sempre. Vabbè, comunque dico una cosa fuori RP, giusto per aggiungerlo. Vedi Gabri, ora capisci perché non ho voluto mettere le organizzazioni criminali. Sì. Già ho fatto un azzardo con i pirati, ma ci sta, comunque ci sta Marco e Dottore, che sono molto permissivi loro come persone, quindi cercano sempre un po' di adeguarsi. Però quello che voglio dire, i problemi di fondo è che
l'abbiamo notato da 3 settimane, l'avevo già detto questa cosa, la gente, adesso che siamo tanti, è nato un po' il fatto economia, sviluppo, è nato molto più questa cosa, quindi la gente non ha voluto più fare la poliziotto marinaio. Ci sta, perché adesso è diverso il server, capì? Prima eravamo 15, adesso ne sei 29. Non so se hai capito quello che intendo. No, cioè, solo per farti capire, Panzer prima faceva il macellaio, ok? Panzer per fare il macellaio un'oretta aveva pure finito. Adesso Panzer per fare il macellaio, per stare dietro la stalla eccetera, perde almeno 2 ore. Deve fare anche il minatore del Nether, è questo che sto dicendo, questo sto dicendo. Ma poi dipende, ma quello dipende anche da come sviluppi il server, cioè nel senso, se tu lo sviluppi più a fare queste cose qua di economia è un conto, se tu lo sviluppi più a fare RP di un certo tipo come questo, come quello che... No, vabbè, ma quello ripeto, l'RP con i pirati ci sta, però purtroppo dobbiamo essere onesti, attualmente abbiamo delle lacune per quanto riguarda Marina e Poliziotto, non ci sono. Stop. Cioè, come poliziotto abbiamo solo Carlo. Basta, è finito. Questo non posso farci molto. Allora, secondo me, il mio punto di vista... Perché la gente non gli interessa fare il poliziotto, gli interessa... E infatti io volevo... andare a fare il minatore e andare a fare il... Io proporrei una cosa... Ma infatti io proporrei un'altra cosa diversa. Secondo me è l'unica alternativa. Eliminiamo il ruolo poliziotto. Tanto le spedizioni le avevamo già limitate. E facciamo solo i marinai, che oltre a fare protezione di merce e trasporti navali, fanno anche la difesa della città. Sì, giusto. Ma siamo sempre lì, perché la gente preferisce fare Minecraft vanilla di minare e fare quelle cose lì. Ma non è che preferiscono perché rimarremo sempre noi comunque, saremo sempre io, Panzer, Carlo e Turi, cioè non è che saremo molti di più. Ah beh, questo è anche vero, hai ragione. Cioè, siamo gli stessi comunque, non è che cambia. No, ma quello che volevo dire, sai qual è il fatto? Io non voglio, non sto dando né colpe a nessuno né colpe a altro. Il fatto è che, come si è sviluppato tutto il contorno della storia, tutto quello che abbiamo creato, anche dell'evento del Nether. Oggi, per esempio, abbiamo fatto l'evento del Nether. Eravamo tutti, appena dovevamo andare un attimo nel Nether a vedere l'arena, siete diventati la metà. Perché la gente, attualmente, sta piacendo molto il fatto dello sviluppo. L'economia, lo sviluppo. Però se blocchi su questo non va bene, secondo me. Allora fai tutto solo questo. Però non io, sto dicendo... io ho sto negozietto qua, non ci ho venduto niente da 4 sessioni, da quando l'ho aperto. Avrò venduto 4 verruche e un 32 di solfe. Ah, ora io che ho il falegname, ti posso assicurare che ho venduto due cose. Io non ho venduto un cazzo. E cioè, nel senso, io ad esempio, questo robo qua, io ci vado in perdita tutte le sessioni perché lo pago, ma non guadagno niente. Poi, vabbè, comunque lascia stare, questo era per farvi capire come si era un po' sviluppata la mentalità delle persone. Sì, però ma non sto dicendo aspetta, ma non sto dicendo che togliamo qualcosa, non togliamo né pirati né altro. No, questo rimane. No, ok, però abbiamo c'è la laguna. Non cambia niente, se accorti polizia non cambia niente. Sì, no, hai ragione su questo, alla fine non cambierà niente. Non cambia un cazzo. Perché ci sarà comunque tutti che fanno quello, e io, Panzer, Carlo e Turi, che saremo i marinai. Ma non e poi va bene così comunque, siamo così e basta. Ma su quello non cambia un cazzo. Cioè, nel senso... Vabbè, ma perché manca anche Sora, perché in realtà ci sarebbe anche Sora comunque ad aiutare. Però il problema... Ma Sora, ad esempio, come mai Calogero, non si può ma... Facciamo anche Calogero, fra, se non sbaglio. No, Calogero è il secondo contadino. Allora sta Sora, fa solo contadino. Sora è in realtà è in Jolly, perché in realtà non era proprio il cacciatore nuovo, si potrebbe aggiungere comunque. Il nuovo cacciatore si potrebbe aggiungere comunque, secondo me. Sì, ma lui è entrato già, lui vuole fare esplorazioni, quindi non lo vede nemmeno. Può fare quello e quello può fare, sti cazzi, no scusa. Sì, assolutamente. Allora, ti dico la mia, secondo me è bella la roba dell'economia, eccetera, però non è troppo... Cioè, RP fino a un certo punto. L'RP è quello che abbiamo fatto oggi. Quello che abbiamo fatto adesso, con i pirati che sono venuti, hanno preso, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente. Fare economia, eccetera, è di contorno. Il fare economia, secondo me, deve però, essere di contorno. Però, posso dirti una cosa, Gabri? È sempre tu che ci fai perdere soldi altro.
ti fai sempre rapire. E questo almeno di qua al comune. Mi hanno attaccato alle spalle. Che devo fare? Ma tu ti avere un arco così. Guarda, prendi quest'acqua, te lo leggo. Ma ti pare? Ma non lo uso, non lo prendo neanche prendi. Perché me lo ciurano dopo due secondi. Vabbè, allora lascia stare. Allora, se... ma fa mettere il giorno questo. Voglio, non ci sono lagune di questo. Allora, il problema è un altro discorso. È che ci sono, sicuramente. Io lo vedo così perché io apro un po' la mente e guardo un po' il generale. Se tu prendi Carlo, a Carlo piace questo RP come a Gabri. Ah, piace a voi fare sta roba, i rapimenti, i combattimenti. Giusto? È bello da vedere sì, anche. Mi faccio cagare, sì, come mi tu? Piace. Come noi oggi abbiamo fatto l'evento, abbiamo presentato la regione, abbiamo fatto il Nether, ho pagato le tasse, ho fatto il mio lavoro solito. Ovvio, sono arrivata. Questo è RP, lo so. Bellissimo. Però secondo me l'economia deve essere di contorno. Aspetta, non hai capito quello che sto dicendo. Però siamo arrivati alle 11. Eravamo finito la maggior parte delle cose, le persone hanno iniziato ad uscire. Ho preso infatti Carlo, ho detto: Carlo, vieni con me, ti faccio vedere il nuovo villaggio come lo stiamo facendo. E lì ci siamo messi a parlare proprio un po' più esterno all'RP, perché gli ho fatto vedere le cose nuove. Infatti adesso si è creata la cosa interessante dei pirati, e questo è giusto. Però io sto dicendo un'altra cosa, dico, io entro un po' sul generale. A noi piace questa cosa, però prendi per esempio, faccio un esempio, Ciubecca che magari fa la costruttrice. Il fatto che deve essere rubato il tempo, essere rapita, cose così e così, magari la può dare, annoiare a lei più quello che magari rispetto a noi che piace, capi? È quello che devi vedere, tante cose. Vabbè, deve stare a gioco anche lei comunque. Secondo me se mettiamo, se entri in un gioco... sono i pirati. No, secondo me c'è una cosa che dovrebbe essere... Dobbiamo rinforzare la... Cioè, il problema principale è che secondo me se tu entri in un server del genere... Sai che è diverso dal solito e quindi ti puoi aspettare che ti possa... Sì, sì, no, però io quello che voglio dire, il discorso è... la cosa che dobbiamo, secondo me, fare di interessante... Prendi questa a me, no? Prendi questa a me. Secondo me la cosa che possiamo fare, dobbiamo vedere un po' di idee e buttarle giù, ad esempio. Se dobbiamo fare l'RP con i pirati, magari... Non organizzarci, ma magari forse un po' saperlo per prepararci. Forse, non lo so se è quello. Allora, aspetta, aspetta, quello che voglio spiegare io che ho spiegato là. Non so qual è la cosa che non è andata bene, capito? Cioè... Fammi finire. No, è andata bene, dai. Non so, mi sembravate che non eravate contenti, che cazzo ne so. Cioè, no, ci siamo divertiti. Perché... Vabbè, Gabriel giustamente è stato rapito. Vabbè, lui ha fatto il suo RP e l'ha fatto bene. Che sta un pochettino... No, a me è sembrato che i pirati comunque un po' ci sono rimasti un po'. Ma l'hanno perso, è ovvio. No, no, male, nel senso me, nel senso della situazione, perché secondo me non è stata una bella cosa. Cioè, c'è stata un po' fuoriuscita di RP. Più che altro. Sì, ma ti posso dire una cosa, Vale? Ma uscendo pure RP, no? Se tu chiedi un cazzo di riscatto, chiedi 20 diamanti, poi no, aspetta, voglio l'arco. No, non funziona così, eh. Allora avevano ragione, io lì ho sbagliato, cioè ok, io poi l'ho detto in quel modo lì, però loro avevano ragione, avrebbero potuto prendermi con coltello alla gola, tirarmi su in tesoreria e dirmi apri la cassa, ti ammazzo. Che cazzo devo fare? Aprivo la cassa. Ma infatti anche questo, per esempio pure l'arco di Panzer, se hanno chiesto quello si doveva dare e basta. Si doveva dare, sì, secondo me si doveva dare. Ma se tu hai però prima vendi diamanti, non puoi avere l'arco. Perché poi tu, dopo, perché tu non dando l'arco, secondo me hai come... Sei uscito fuori RP, ecco, sì. No, esatto, bravissimo, hai tradito tu. Ho tradito. Uccido il tuo... Esatto, sei il mio capo, ho tradito tutti i marinai. E ragazzi, RP, qual è il problema? Dov'è il fail RP in tutto questo? Venivo targettato come traditore. Ah, ma allora noi ti dovremmo mettere in prigione e toglierti da... Ormai, dovevamo farlo quando ho detto nope, per me potete uccidere il mio capo, quello sto dicendo. Sì, è lì per esempio... Stavo zitto e muto e se provavo a scappare. È come se io da ammiraglio mi catturassero, andassero a chiedere a lui riscatto, io a lui gli sono sempre stato fedele, ho sempre fatto tutto quello che diceva, il Doge, mi ritrovo bastardo. Che il Doge dice no, non mi interessa un cazzo, uccidetelo pure. Esatto, allora mi posso decidere di unirmi ai pirati. Pure, sì, ma infatti... No, in realtà non puoi unirti ai pirati.
Ma, no, sì, ma aspetta, no, ma potrei decidere di simpatizzare per loro, aiutarli, passargli le informazioni, tutte le balle lì. Posso farlo? Ma può invece. Sì, che posso. Può, come non può. Vabbè, cioè, però sarebbe un pochettino un bordello per noi. No, Jumper non potrebbe farlo, in realtà. Prima cosa, Jumper abbiamo fatto una cosa a parte, perché poi lui ma diventerà... Ma Jumper non è un pirata, Jumper è un... Sì, ma poi diventerà pirata appena arriva il numero stabilito. Ah, vabbè, abbiamo già parlato. Quello poi è una roba loro, ma io teoricamente se loro mi prendono e tu non mi salvi, io potrei dire, vabbè, raga, divento il vostro informatore. No, loro possono solo schiavizzarvi, non possono fare sta sì, roba. No, ma io posso dirgli, porto dire tutti, porto cosa, le... Dimmi. Secondo me ci penseranno due volte la prossima volta prima di venire qui. No, non c'è da... Te l'arco dovevi dargli, Ma perché non glielo devo dare? Ma perché non dandoglielo? Ma posso non fare una scelta? E non fa niente, facevo no, vabbè, lui... da traditore recluso. Lui lascia, si ha ragione qua, avanza la scelta. Di che stiamo parlando? Sì, però dovevamo mettere... Vabbè, facciamo una cosa, alla prossima sessione, Panzer. Mettiamo di dovevamo mettere dentro. La risposta... La risposta sbagliata era nel punto, nel momento che avrei detto io non me ne frego un cazzo dei civili. Lì sarebbe stato sbagliato, perché io sono il doge e ho la responsabilità. Bravissimo. Ma in quel caso, secondo me, là, i pirati potevano pure rifiutare 2v2, ammazzare Gabri, catturare me, magari, che ne so, hanno accettato l'altro. Quindi siamo a posto, Loro potevano anche magari forzare la mano, oppure correre appresso a te, picchiarti e prendersi l'acqua e più i soldi. Lo posso posare quest'arco, veramente, non è un problema, perché me ne rendo anch'io che è troppo forte. Va bene, non è un problema, però quello che volevo spiegare... è andato tutto a puttana alla fine. Aspetta un attimo, quello che volevo spiegare io è che loro possono entrare nel villaggio, prendere 2 o 3 civili come ostaggi in un minuto. In un minuto loro lo possono fare ogni volta... Ogni sessione possono farlo, non ci vuole niente. Allora, ogni sessione loro mi possono chiedere il mio arco. Quello volevo spiegare. A prendere gli ostaggi non ci mettono nulla. Per me è esagerato. Di muro comunque. No, secondo me... È da tempo che dico che sarà un muro, ma non mi avete mai ascoltato. Più che altro, secondo me... Allora, prendere un ostaggio... Siamo un po' scoperti, siamo, è vero. Prendere un ostaggio nel mare, ma a parte comunque, aspetta, fammi vedere una cosa, perché noi abbiamo scritto delle cose. In realtà noi abbiamo scritto, i pirati possono razziare i villaggi soltanto se le forze di protezione vengono sconfitte. In caso è scritto ogni player, è il comune. Infatti, e pagheranno i tributi. Allora, partiamo da questo punto di vista. Quindi, possono razziare, però effettivamente non dovrebbero... fare ostaggi, perché se vincono le battaglie devono solo razziare, basta chiedere le cose però, e vincere. Però loro effettivamente c'erano gli ostaggi perché dicevano abbiamo un grazie a cazzo, non c'era la polizia, non c'era nessuno, è ovvio, no? Vabbè, a parte la nazione parte può fare eravamo, a parte che eravamo comunque 3 contro 4 poi possiamo fare, comunque abbiamo messo noi possiamo fare accordi con i pirati, assolutamente. Nel mare i pirati possono attaccare le navi e uccidere, allora c'è sempre questo. Leggete, nel mare i pirati possono attaccare e uccidere i marinai e i civili no, i civili possono ok, o possono e possono rubare tutta la merce, si può catturare sia i marinai che i cittadini. Raga, effettivamente dite, ascolta un attimo, voi dite che non è giusto perché hanno attaccato quando la maggior parte delle persone erano staccate. Ma eravamo comunque 4 contro 3. No, vabbè, ma tu non hai capito. Se leggi bene quello che dice il discorso, quello che volevo far capire, è che nel mare i pirati possono prendere, catturare, quindi avere ostaggi. Quando si tratta di razziare, si sconfigge, vinta. Non c'è bisogno, diciamo, di allungare il brodo con gli ostaggi. Cioè, loro potevano venire, hanno massacrato te, Panzer è scappato, punto. Avete perso. Oh, punto. Cioè, non ce allora, ne siamo. Allora è successo. Ma sono i marinai, allora sono i marinai loro, capito? Cioè il problema è che allora c'è prima la polizia, giusto o no? Aspetta, perché, aspetta. Allora, aspettate. Parliamoci chiaro, io e Panzer stavamo parlando. Mi ha visto che siamo morti. Madonna, quanta gente nel mio canale. Allora, comunque. Allora, specifichiamo. Io, no, nella mia stanza. Allora. Quello che volevo dire, che sostanzialmente, seguendo le regole, noi non abbiamo attaccato i civili, li abbiamo presi in ostaggio perché erano lì, dobbiamo fare RP, quindi per RP li prendiamo in ostaggio, che poi va bene o meno, non li abbiamo attaccati, quindi non abbiamo failato nessuna cosa, cioè tra le regole noi non abbiamo sbagliato nulla, l'unico che abbiamo attaccato è stato Gabri,
che è giusto. Addirittura in acqua, Gabri. Non sto scherzando. Sì, perché mi hai spinto tu. Eri sulla costa, quindi un attacco in acqua, sì, no. E seconda cosa, noi chi dovevamo ricevere quello che avremmo dovuto nel momento esatto in cui già era arrivato addirittura Valerio, già prima. Ma il fatto è che poi siete arrivati, avete voluto fare RP, noi non abbiamo forzato la mano per il semplice fatto che comunque prevale l'RP alle regole. Per me, personalmente, io preferisco un RP bellino, carino, divertente rispetto alle regole. Però per regola, vai giù, là, non si fa niente. Panzer nel momento in cui è scappato è come se avesse perso. Non ci doveva proprio essere. Cioè, appunto, questo sto dicendo. No, lui non doveva essere lì, è tornato. Non doveva esserci per il semplice fatto che è come se fosse stato sconfitto. Lui non lo sa che Valerio e Carlo sarebbero tornati. Sarebbe, a massimo sarebbe venuto a fare un 3v1. Ma su 3v1, per RP, tu non vai a combattere 3v1. Fra, soprattutto perché non puoi combattere in terraferma. Quindi ti saresti dovuto far catturare. Cioè non ha senso proprio, ragazzi. Tutto questo sarebbe andato proprio, è andato in meta RP. Però non l'ho voluto forzare perché avete voluto fare RP. E io comunque, non so se avete capito, io ho deciso di seguire il vostro RP. Ma è andato tutto fuori RP. Cioè è andato tutto in meta. Perché comunque avevamo vinto già all'inizio. Che sì, Carlo ad esempio si è lamentato del fatto che non c'era nessuno. Ma il fatto è che noi non possiamo sapere, cioè, devo seguire la live di Valerio e fare meta RP per sapere quando attaccare, raga, ditemelo voi. Quello è meta. Ma quando siamo pochi, sì, guarda. Sì, ok, è capitato, ma se non fosse capitato, stia pure tu. Capito? Cioè, ci saresti stato anche tu se non fosse capitato. Semplicemente è capitato perché è stato un caso, appunto. Non è, ma che è progettato. Non è stato niente alla fine. Cioè, sì, ma quello che abbiamo voluto dire, semplicemente, nel momento che eri arrivato a villaggio, avevi tutto il diritto di dire a Gabri, dammi i soldi, ciao. Ok, io l'ho chiesto, però Gabri diceva una cosa, poi siete arrivati voi, ho detto, ok, seguiamo l'RP, seguiamo il filotto RP che tutti stanno facendo, ok? Sì, vabbè, lì poi ho sbagliato io, perché in realtà se voi mi dicevate, vieni, venire da qui, e t'ammazzo, sbagliato. No, vabbè, se, comunque tu venivi il fatto... a dirmi, in effetti se tu mi venivi a dirmi vieni da prima le casse, se no t'ammazzo. No, ma quello che sto dicendo, a me non importa che ora sia andata così, va bene. Quello che volevo dire, infatti, pure a... Ma cazzo, mi sono dimenticato la secondaria, Zac. Quello che volevi dire a Panzer, che voleva chiarire. Non c'è nulla da chiarire, per il semplice fatto che comunque a me va bene che sia andata così. Semplicemente è andata un po' over... No, ti do ragione, sono scappato, quindi è giusto che non puoi, ma infatti io non sto dicendo nulla, ho deciso, comunque abbiamo deciso di RP a continuare, perché altrimenti avremmo stoppato l'azione, abbiamo detto raga non va bene così, tanto vale ce ne andiamo perché stanno andando tutti fuori l'azione, perché quella è un'azione, è stata comunque bypassata da delle scelte fatte in base alla live di Valerio, che comunque ho deciso di rispettare. Ho voluto fare così, ho detto vabbè dai, manco per fare casino, teniamolo così le situazioni, si ho visto. Vabbè, quindi, ma dopo siamo comunque qui, più altro, avresti chiesto solo i pieni diamanti, non sarebbe successo tutto ciò. Vabbè, comunque ma ho visto che praticamente Panzer all'inizio mi ha lanciato una freccia, mi ha tolto mezza vita. Io ho detto a Zack mi ha detto, oh, lo voglio pure io quell'arco. E punto, basta, io non sapevo neanche avesse tutti quei perk. Ma tutti quei perk, fra, sei sicuro che torneremo per quell'arco? È giusto. Infatti, vabbè, su questo ci può stare, vabbè. C'è una reliquia, cioè quella, cioè non dovrebbe neanche averci la panza, dovrebbe essere sacra proprio per il paese, per farti capire. Ma l'ha comprata lui? Culo. No, ma è OP in culo. Ma quanto hai speso? Perché è poco 5 stack, fra... Ma perché ho preso... No, ma non ha senso, hai pagato veramente pochissimo. Quello è... No, raga, vi giuro, non sto scherzando. Quello... No, tu non puoi neanche usare gli archi, Carlo. No, vabbè, sulla terra prima, non dico niente.
Però comunque, capito? Cioè, ci sono state tante cose che di cui noi ci potevamo lamentare, che se ci iniziavamo, ragazzi, sarebbe finita. Per questo vi dico, non vi applicate su certe cose, non è... Vi state concentrando... Cazzo! Vi state concentrando sulle cose sbagliate. Questo dico, prendetela chill. Pure sul fatto che noi attacchiamo e voi non lo sapete, è giusto così, perché dovreste saperlo? Non ha senso che voi lo sappiate prima, no, anche perché comunque siamo pirati. Infatti mi sono espresso male. No, ma sono ora, io. Guarda da quanto tempo. Ora, da quanto tempo siamo mancati io e Zack e non è successo nulla. Cioè, no. Io e Zack manchiamo da almeno 3 o 4 sessioni. Guarda che con Scogna abbiamo fatto RP, nulla. Sì, avete fatto RP, ma non aggressivo come questo. No, Scogna mi ha quasi ucciso. Vabbè, ma comunque siete stati vicino alla zona, ci può stare. Poi comunque vi ha catturato, ha failato RP Turi e Gabriele, cioè Ale lì. Cioè comunque c'è stato pure lì del fail. Ma... E infatti è stato più per quello che ho voluto venire, perché comunque c'è stato un po' di fail e mi ha girato un po' il cazzo, sono sincero. Però vabbè, comunque tranquilli. Cioè, prendetela un po' più... Ormai deve essere divertente, ragazzi. Cioè, se non vi divertite, non c'è gusto. Però, ad esempio, avevo infatti quello che ha detto Valerio sulla questione di... sul catturare i civili. Do sì e no ragione, perché sì, può essere fastidioso essere catturato, però parliamoci chiaro, quante volte ti può capitare? Cioè... Poi se vedi pirati scappi, cioè a meno che non sto vicino e ti dico fermati, cioè a livello tipo ti devi fermare quando senti la mia voce, ma se non, oppure mi vedi veramente vicino, poi certe volte non mi prende, però comunque se sono abbastanza vicino ti fermi, ma se sei lontano vedi che comunque sta facendo casino non ti devi avvicinare, sei stupido, dopo è colpa tua se ti sei fatto catturare. Io la vedo così, poi... Una cosa è certa comunque, una cosa è certa. Ci sarà la rivincita contro di voi, questo è sicuro. A me, io no. Ma poi, pure, pure per la questione RP, tante cose, no. Raga, ma veramente c'è Gabriel lì come ostaggio, sparate le frecce, ma t'ha apposta. Ma chi può essere stato? Non può fare di testa. No, ma Carlo l'ha ucciso, fra. No, è stato male, no. No, sei stato tu, c'è scritto Carlo l'ha ucciso Gabriel. Con una sola freccia ho ucciso Gabri, con una sola. Sì. Allora sono con un cazzo di cecchino. Sì, però uccidere gli alleati. Ma pure tu c'hai... La colpa mia. E poi, Carlo, pure tu c'hai l'arco potenziato forte. Vale. Cosa? È molto meno forte di quello la di... cosa? Ma Carlo è un poliziotto o un marinaio? È un capo poliziotto. Infatti non può usare, no? Appunto. Questo è l'arco. Posso usarlo. Eh? L'ho detto già mille volte sulla terapia, ma posso usarlo. Quante volte devo dirlo ancora? Vabbè, comunque c'hai pure più che altro pure tu c'hai un arco forte, cioè avete praticamente giocato con degli archi. La prossima volta posso di uccidermi 7 volte e dimmi di fermarmi. Fra, è capitato, mica. Ma mi sa che l'arco che c'ha una... Carlo è come uno dei vostri comunque. No, è mio, l'ho comprato io. L'ho comprato io. Me l'ha dato Panzer, veramente. Hanno preso un altare qui davanti, Ok. E niente, raga, quello che c'era da dire, cioè, l'abbiamo detto. Io... Poi alla fine prendete le vostre precauzioni. Ok, stavamo al 3 contro 2 alla fine, comunque. Sottolineiamo il fatto che eravamo 3 contro 2 con tutti equipaggiamenti scarni contro due archi OP con 9. Per questo avevo chiesto un duello fair. Stai parlando? Ora tipo. Sì. Ma tu le hai prese da me uno contro uno e parli pure, tos, dai. Ma ancora, cioè, si vanta l'arco e io non sono un marinaio. Guarda, il giorno in cui mi batterai 1v1 con lo stesso equipaggiamento, allora alzerò le mani e ti dirò che sei bravo. Cazzo, però scusa, per il momento non hai dimostrato niente. Anzi, ti dico solo, quando perderai l'arco,
quando perderai l'arco. Non voglio neanche sentire piagnistei del tipo ridammi l'arco, Perché io l'ho sentito quindi io dico, io alzo solo le mani. Allora, quando mi battere, ok, ti darò l'arco, è ovvio, no? C'ho il cannone di Babba Nera, c'ho. Vabbè, ma non è forte. E qua il boss. Allora, mo ad esempio, io vi avviso, la prossima sessione non so se vi attacchiamo o meno, perché tanto ora siamo senza nulla. Non devi dirlo, fra attacca e basta, sti cazzo. Appunto, per questo gli dico, non lo so. È senza senso, come sto attaccando, no, attacca e basta, vai, fa niente. Poi, più che altro dobbiamo essere un po' più decisivi su certe cose. Secondo me, quando chiedete riscatto e basta. Ma posso dire una cosa, vale? Loro avevano detto che più che altro l'arco di Panzer. Perché l'arco di Panzer? No, voi avete proposto i diamanti e noi abbiamo detto aspetta. No, tu l'hai detto. Invece... Dov'è? No, Marco voleva i soldi e io ho detto vuoi i diamanti. E poi abbiamo detto aspetta, a questo punto. Dov'è? È dentro sta casa? No, era fuori nel capannone. Sì, no, il capannone è qui, è vicino. Vabbè comunque va bene così. Beh, siamo divertiti alla fine comunque, fa niente. Ma è morto uno. Vabbè, ma perché c'è stato pure l'evento in mezzo, quindi ha detto vabbè c'è l'evento. Secondo me i pirati non faranno più niente. No, ma poi la cosa più brutta, no, dico io. Tanto tempo che sono stato qua, appena ce ne siamo andati a Valerio. Vero, ti giuro, precisissimi. Almeno a farlo apposta, diciamo. 20-30 secondi per un minuto. Ma nemmeno, è molto più poco. Cioè, quando è arrivato il primo messaggio, noi stavamo all'avamposto per dire. È ancora dentro? No, è fuori. No, è sotto. Noi stavamo all'avamposto. All'avamposto, ti giuro, è assurdo. Svegliati, Gabri. Morto. L'ho ucciso? Che sì, è morto perché l'ho colpito anche. Boh, voglio intanto. Comunque, abbiamo fatto tantissimo. Sono rimasto in luna. Sì, mo chiudo tutto. No, ma ti ho detto, sì, vado anch'io. Io se avessi continuato con la situazione. Ciao. Se avessi continuato con la situazione lì di Panzer, avrei chiamato gli altri, però ho detto vabbè, Panzer non voleva morire, ho detto vabbè dai. Chiamo e vado a dire a Zack che è lì e se lo vede lui. Poi è scappato, sparisce. Mi fa strano che Panzer sia scappato però. Amiche, no, io non mi sorprendo perché comunque lo voleva, cioè ci tenevo. C'ha un cazzo di arco che può uccidere tutti. Ma secondo me manco se l'aspettava lui che faceva tutti quei danni. No, ma me l'ha fatti rimango nella torre quando possono venire, boh, in 2-3 sono morto al 100%. Vedrei verso su. Io rimango dell'idea che bisogna farle. Sì, ma le mura le facciamo, perché sennò... No, ci metti 3 anni e mezzo per fare le mura, 600.000 materiali. Non serve tutto, No. Vabbè, un po'... Non ci sarebbe bisogno dei materiali, sarebbe bisogno che ogni tanto qualcuno vada all'avamposta a controllare. Cioè, i pirati devono fare i turni. Marinaio, ma scusa, ma... Turi non c'erano nei marinai, scusa. Non hai capito, avevano staccato tutto, sono andati tutti a dormire. Dopo l'evento, finito l'evento, alle 11 sono andati a dormire. Ma tu li fai ancora in marina, giusto? Te lo sto dicendo. Sì, non hai capito, ci abbiamo le persone. Lo dovrebbe fare a lui, però. Ragazzi, siete un fracco di voi, cioè, non avete capito che se attacchiamo alla fine siete veramente un fracco. Sono tutti delle righe, cioè per dirti. E Turi non fa niente. Cioè, Panzer comunque c'ha 2 attività e deve fare l'attività. Io non capisco perché ve ne rendete conto, perché alla fine veramente siete in tanti. Non capisco perché veramente. Ma fanno il loro lavoro per bene. Cioè, ma il problema principale è che rotto la porta qua. Ma aspettate, cosa hai detto, Zach? Ho detto che qui è rotta la porta, quindi possono entrare anche da qua. Ok, un attimo Marco, fuori. Tu devi pensare che io, però, ad esempio, sono una pippa nel team. Sì, vabbè, ma non è che io sia tanto meglio, Io sono una persona in meno, praticamente. Boh, intanto io inizio a uscire, ragazzi, che chiudo tutto. Beh, sì, è tardi. Buonanotte. Vabbè, comunque, sta di fatto, ci sta, Sta venendo qua l'altra taglia. Dobbiamo solo abituarci a alcune cose. Non è facile.
Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Vabbè. Buonanotte. Andiamo domenica. Buonanotte. Stacco qua, stacco anche.